buongiorno a tutti, grazie professor Siviero di essere con noi. Speriamo ci siano altre occasioni, ma di questo non parliamo, parliamone solo quando queste possono intervenire. Grazie. Bene, a questo punto io direi che possiamo anche iniziare. Allora, i due conferenzieri di oggi di questo seminario sono persone di grande competenza. Io comincerò a introdurre Marzia Marandola e successivamente, quando sarà il turno del professor Siviero, introdurrò lui. Marzia è un professore di storia dell'architettura dello IUAV. Conoscere la costruzione in precompresso, conosce per recuperare il patrimonio italiano, Richard Mayer, Giovanna Michelucci sono i titoli di volumi che lei ha scritto e ha curato, uno dei quali ho anche recensito qualche anno fa. Collabora con riviste di alto valore come Casabella, Archetipo ed Eda. E insegna allo IUAV di Venezia ed è una specialista, direi, potrei definirla la maggiore specialista tra gli storici dell'architettura e dell'ingegneria in precompresso, che è la più grande specialista che noi abbiamo. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Federico Bellini per la presentazione, l'Ateneo, diciamo, l'architettura per l'invito, il dottorato di ricerca. Per l'invito e appunto parlavamo prima con il professor Siviero di coordinarci su alcuni, insomma, per aprire anche un dibattito, quindi non fare una conferenza che sia chiusa e completata. Io comincerò parlando appunto di Riccardo Morandi e della sua formazione. Cioè, noi abbiamo conosciuto Morandi soprattutto attraverso gli eventi appunto del Polcevera. Per molti è stato insomma un po' l'evento che ha reso famoso questo ingegnere, che era sicuramente famosissimo tra gli addetti ai lavori, ma che non era certo una personalità conosciuta ai più. E la ricostruzione, diciamo, che io vi presento oggi è il risultato di un lavoro di ricerca della mia tesi di dottorato ormai di più di 15 anni fa, e che ricostruiva appunto la sua formazione. Quindi, come un ingegnere che insomma esordisce, diventa famosissimo a livello internazionale nel 1957, quando vince un concorso internazionale per la costruzione di un ponte sulla laguna di Maracaibo, che sarà il ponte più lungo al mondo, 9 chilometri di ponte in Venezuela, un ponte che attraversa tutta la laguna, una laguna dove passano le petroliere. Quindi serviva un ponte che avesse delle campate ampie per far passare contemporaneamente le petroliere. Quindi un'impresa storica importantissima. 1957 e 62 sono gli anni della costruzione. Quindi in questi anni Morandi diventa famosissimo, mentre in Italia era sì famoso, ma non era certo un protagonista all'interno dell'architettura, né centrale in Italia, né un protagonista, diciamo, non lo troviamo nelle grandi riviste, perché appunto non faceva parte del mondo accademico, ma lavorava soprattutto con le imprese. Aveva realizzato già moltissime opere, ma tutte opere che erano rimaste piuttosto, diciamo, ai margini. Però gli architetti, diciamo, i più attenti, si erano accorti del talento di Morandi e dell'importanza delle sue opere architettoniche, in particolare dei ponti. Zevi, con il suo acume, lo chiamerà un Le Corbusier su quattro ruote, per evidenziare il fatto che i ponti sono il suo elemento di forza. Diciamo, Morandi in qualche modo lega fortemente ai ponti. E questa lettera di Gio Ponti a Morandi, scrive appunto nel 54: carissimo Morandi, ho visto questi ponti venendo da Savona, e glieli disegna, vedete tutti gli schizzi dei ponti che ha visto, che
E purtroppo non ho avuto tempo di fermarmi, ma li scriverò, ma li ricordo e li scriverò. L'averla incontrata è un episodio della mia vita, quindi Ponti con grande enfasi, come lui sapeva fare, manda questa lettera e Morandi in modo più laconico gli risponde che effettivamente 2, 3, 4, 5 sono suoi ponti, quindi in realtà quelli che noi conosciamo come ponti famosi di Morandi dobbiamo considerare che sono molti molto di più le opere costruite, i ponti che sono disseminati sul territorio e che portano appunto la sua firma e che già appunto nel 54 aveva realizzato. Quindi ci sono tutta una serie di opere che l'hanno reso famoso, che l'hanno reso diciamo importante, ma appunto successiva al ponte sulla laguna di Maracaibo. E in realtà era insomma interessante capire come Morandi diventa quel grande ingegnere che nel 57 riesce a vincere un concorso internazionale, riesce ad arrivare a quei livelli di conoscenza e di competenza per un tema così importante. Morandi nasce a Roma nel 1902, ha una formazione presso la scuola di applicazione per ingegneri, ha una situazione familiare piuttosto agiata, però è figlio di genitori che non sono sposati, o meglio sono sposati ma non tra di loro, e quindi nel tesserino di riconoscimento vedete c'è scritto figlio di ignoto. Questo sarà un elemento per lui che lo segnerà e che appunto a detta del figlio sarà un elemento che lo spingerà sempre ad avere una grande, ad impegnarsi nel suo lavoro e ad avere una sorta di affermazione personale che diciamo rimanda anche alla sua identità. Scuola di applicazione di ingegneri di Roma, si laurea nel 27, subito dopo viene mandato probabilmente da Aristide Giannelli, che era il grande ingegnere che progettava strutture a Roma, a ricostruire alcune opere, alcune chiese, piccoli edifici tra la Sicilia e la Calabria. Erano ancora le opere nel 1928, facevano parte ancora delle opere da ricostruire dopo il terremoto del 1908, erano piccoli centri, erano architetture di piccoli paesi, e Morandi racconta che deve imparare ad andare a cavallo per raggiungere alcuni paesi che erano rimasti isolati e che per conoscere, diciamo, per raggiungerli bisognava utilizzare, non si poteva utilizzare l'automobile. In questi disegni vedete ci sono la ricostruzione di opere anche storiche importanti che vengono tutte realizzate con strutture nuove in cemento armato precompresso. Quindi nel 1928 viene inviato per conto del Genio Civile a ricostruire tutta una serie di piccole opere, ma che nelle quali sperimenta già il cemento armato in tempi piuttosto precoci. E le prime opere che arriveranno alle riviste di architettura, che occuperanno le riviste di architettura, non sono le grandi infrastrutture, le grandi opere, ma sono dei piccoli interventi che Morandi fa a Roma, e in particolare sono questi garage che vengono pubblicati sulla rivista L'Architettura nel 1933, perché immaginate i grandi complessi ottocenteschi, i grandi palazzi ottocenteschi con le corti centrali lasciate libere, che nei primi del Novecento, diciamo per tutto il Novecento, sono necessari tutta una serie di spazi per le automobili, e Morandi riesce a inserire all'interno delle corti dei palazzi queste coperture per i garage. In realtà una piccola opera, però serviva un ingegnere che fosse capace di realizzare strutture snelle, che fossero sottili, che non dovessero toccare i piani superiori, togliere spazio alle finestre. Quindi vedete sono un elemento molto piccolo e minore dell'architettura, ma sarà uno dei primi elementi che segnalano Morandi sulle riviste di architettura. E in particolare una caratteristica di Morandi è quella di avere una serie di committenti che gli affideranno le opere per tutta la sua carriera, cioè avrà una serie di personalità che si affideranno a Morandi per tutta la loro vita. Ad esempio Italo Gemini, che è un importante imprenditore cinematografico romano, sarà colui che dà il via al
ai David di Donatello, sarà colui che fonda tutta una serie di società cinematografiche, l'Agis, sarà presidente dell'Agis, e a Roma costruisce più di una decina di cinema e dà gli incarichi tutti a Morandi. Sono cinema che vengono realizzati dagli anni 30 agli anni 60, quindi in più di 30 anni Gemini commissionerà a Morandi una serie di cinema. Il primo è questo, l'Augustus, che è un piccolo cinema che oggi è stato trasformato, per un periodo è stata una discoteca, ha una funzione adesso credo non ben chiara, ma era un'opera piuttosto sperimentale, perché come vedete nell'immagine in alto a sinistra, Morandi inserisce la struttura del cinema nel piano terra di un edificio ottocentesco in muratura, quindi taglia la struttura in muratura inserendo la parte, vedete, in cemento armato senza evacuare l'edificio sovrastante, quindi una prova tecnica piuttosto ardua che gli varrà la fiducia di Gemini, che poi gli darà l'incarico per tutta una serie di cinema romani, tant'è che i cinema per Morandi saranno un filone di progettazione importante. Allo stesso modo, poco più che trentenne, Morandi viene incaricato da Leopoldo Parodi Delfino e Giovanni Bomprini. Leopoldo Parodi Delfino è un ingegnere e imprenditore, Giovanni Bomprini è un finanziatore, diciamo, che si mettono insieme per fondare una società, la BPD, e che deve praticamente, che si muove per l'Italia per trovare siti dove avviare attività imprenditoriali e industriali, e una di queste è il centro di Colleferro, 40 km a sud di Roma. Decidono di fondare lì la loro società, che in origine doveva produrre polvere da sparo e esplosivi, nata successivamente alla prima guerra mondiale, un po' in successione a tutta una serie di eventi, e la fondano nel 1912, ma poi dagli anni 30 in poi incaricheranno Morandi, Parodi Delfino incaricherà Morandi di progettare un'intera città. Cioè si decide di costruire a Colleferro, che era un piccolo centro che si chiamava Scalo Disegni, non aveva neanche una località ben precisa, perché era un punto strategico, c'era già uno zuccherificio, sapete, per mettere una fabbrica c'è bisogno dell'acqua, c'è il fiume Sacco, c'è il collegamento ferroviario, la via Casilina è sufficientemente distante dal mare, quindi è protetta da attacchi via mare, quindi era un'area strategica dove mettere una fabbrica di esplosivi, e soprattutto bisognava costruire un'intera città. Cioè il Parodi Delfino decide di non fare una stabilimento industriale e di far pendolare dai paesi vicino i propri operai, anche perché era un lavoro piuttosto delicato, e quindi dà l'incarico a Morandi di realizzare un vero e proprio centro urbano. Quindi Morandi, poco più che trentenne, viene incaricato di realizzare, questi che vedete sono gli schizzi dell'area del centro, parte dalla piazza con queste curve di livello, queste curve planimetriche che seguono l'andamento dell'orografia del terreno, e quindi Morandi comincia progettando da quello che era una sorta di piano regolatore e progetta poi partendo dalla piazza centrale con la casa del fascio, gli edifici a portici, la chiesa retrostante, il cinema, il mercato, insomma tutte le attrezzature vengono progettate da Morandi, che si occupa di progettare veramente come diremmo dal cucchiaio alla città, nel senso che progetta sia l'impianto urbanistico che tutti i singoli edifici, anche se poi l'ufficio tecnico in realtà della BPD si occuperà di realizzare queste opere, ma sarà Morandi a progettarle interamente. Quindi veramente un'intera città con la parte superiore, l'impianto urbanistico vero e proprio della città, quell'area in basso che vedete con quella forma triangolare invece sono la parte destinata alla precedente spazio per gli operai, le case e gli stabilimenti industriali. La chiesa di Santa Barbara, ovviamente gli esplosivi, sono dedicata nel 1935, sarà la prima opera che Morandi realizza da solo. Precedentemente aveva realizzato
le strutture per le opere di altri architetti, diciamo a Colleferro comincia a costruire delle opere di cui fa l'architettonico e anche la costruzione. Quest'opera ovviamente è un edificio molto semplice, ma interamente realizzato con strutture sottili in cemento armato nella facciata, e che appunto sarà un po' il simbolo della città di Colleferro, e realizza tutti gli edifici sulla piazza, la casa a portici, tutta una serie di un vero e proprio progetto globale di tutti gli edifici della città. Qui vediamo appunto alcune trasformazioni, gli alberghi e il Parodi Delfino a Colleferro. Ci sarà un grave incidente, moriranno i suoi due figli e quindi deciderà di trasferirsi e di restare a vivere a Colleferro, quindi di non, diciamo, il suo incarico era quello di avviare fabbriche e poi, diciamo, rivenderle ad altri imprenditori. In questo caso decide di restare nella città di Colleferro, di come dire, trasformare questa città in una città industria. Quindi allo stabilimento, diciamo, per il polvere da sparo ci sarà l'Italcementi, ci sarà lo stabilimento, insomma, diventerà un vero e proprio centro industriale che ancora oggi ha questa centralità e questa destinazione. Quindi anche tutte le opere saranno realizzate e saranno poi dedicate al Parodi Delfino, le scuole, tutto il centro di Colleferro viene progettato e realizzato da Morandi e viene poi donato allo Stato con l'idea di rendere immediatamente comune autonomo Colleferro. Quindi il patto è che un imprenditore privato costruisce l'intero centro e poi nel 1935 diventa comune autonomo e entra a far parte del patrimonio, diciamo, nazionale. Questi sono gli stabilimenti della la direzione, e sarà sempre Morandi a realizzare, ad occuparsi della ricostruzione ovviamente dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Immaginate, la fabbrica di esplosivi è ovviamente, diventa immediatamente un obiettivo sensibile, viene bombardato, viene occupato dai tedeschi. Morandi non partecipa come militare alla Seconda Guerra Mondiale proprio perché lavora a Colleferro, e sarà ricercato dai tedeschi perché non collabora nel riavvio della fabbrica a loro favore, e verrà quindi ricercato per più di un anno. In archivio era presente il documento, il suo documento di identità, in cui risultava il nome Riccardo Rossi, geometra, perché il nome bisogna lasciarlo uguale, perché se qualcuno ti conosce e ti chiama bisogna proteggere. Rossi ovviamente è il nome più diffuso, e geometra perché insomma le competenze erano quelle. Per più di un anno lui sarà ricercato con queste diciamo, con queste credenziali, però si occuperà immediatamente subito dopo la guerra di ricostruire, quindi farà lui la perizia, l'accertamento dei danni, e ricostruirà gli stabilimenti che ancora oggi sono presenti a Colleferro. Quindi il legame con Colleferro sarà un legame che durerà dagli anni 30 agli anni 60, fino alla morte di Parodi Delfino e anche successivamente. Tant'è che Colleferro, Morandi progetta anche l'intervento in a casa, e il primo intervento in a casa italiano partirà proprio da Colleferro, perché è un punto centrale di sviluppo. E qui vediamo appunto alcuni edifici che ancora oggi sono riconoscibili e che poi vengono realizzati dalla Parodi Delfino. Quindi vediamo quell'intero centro, quella planimetria che vedevamo nel disegno viene realizzata, e questa è l'immagine negli anni 50 di tutti gli edifici che vedevamo nel progetto. Quindi è un po' un'anomalia vedere un centro urbano di grande scala realizzato e progettato interamente da un unico progettista. Vediamo lì in fondo in alto quella stecca, quell'edificio industriale lì allungato, è uno stabilimento per estrusione e trafilimento materiali non ferrosi, che diventa un po' una sorta di cantiere sperimentale per questi portali in precompresso che Morandi utilizza, e che vedete diventano un elemento per poter realizzare edifici in grande scala, moltiplicando, diciamo, affiancando questi portali, e sono opere apparentemente minori, ma che invece avranno una grande attenzione perché li pubblicherà
la rivista Informes de la Costruzione, la più importante rivista spagnola di costruzione, la rivista fondata da Torroja, quindi una visibilità internazionale. Nel 1956 appunto pubblica questi stabilimenti di Colleferro come elementi di importanza, diciamo, nella sperimentazione sul cemento armato. E oltre, diciamo, lo sviluppo urbanistico, ci sono tutta una serie di opere che Morandi porta avanti contemporaneamente. I ponti, abbiamo detto, diventano uno degli elementi più importanti della sua carriera, e sarà anche il progettista di uno dei ponti di Firenze. Come sapete, i ponti di Firenze vengono tutti minati durante la Seconda Guerra Mondiale, tranne Ponte Vecchio. Il Ponte San Nicolò in realtà fa parte dei nuovi ponti che vengono costruiti in aggiunta a quelli esistenti. C'è un appalto concorso e Morandi vince nel 1946 questo appalto. Vedete che in realtà è un ponte con un profilo molto sottile e insomma, diverso rispetto a quelli che poi realizzerà successivamente, proprio perché si trova all'interno di un centro di un punto particolarmente sensibile. Morandi realizza ben due ponti a Firenze, in particolare questo, l'Amerigo Vespucci, in collaborazione con, dalla sottigliezza, no, dell'impalcato si riconosce che c'è una struttura in precompresso che aiuta, che collabora, diciamo, nel progetto, con questa linea così sottile e leggera. Ma non ci sono solo, cioè è interessante vedere come in Morandi ogni problema progettuale e costruttivo viene affrontato in modo nuovo, e anche come una sorta di sfida. Qualsiasi piccolo elemento, Morandi realizza più di 7 centrali idroelettriche, una centrale nucleare, però vedete, nel 1950 è incaricato di progettare un ampliamento della centrale idroelettrica di San Paolo a Roma, e all'interno della centrale c'è questa scala, che è in realtà una scala di servizio che serve esclusivamente agli operai per ispezionare la copertura, e Morandi la realizza con questa struttura in cemento armato appesa con dei cavi d'acciaio alla copertura, e racconta quanto fosse stato difficile realizzare questa opera. Immaginate, no, una struttura che cresce, i cavi vanno tesati durante la costruzione, perché man mano che il peso aumenta i cavi bisogna tesarli continuamente, e quindi diventa una sorta di sfida anche di sperimentazione tecnica per un'opera che probabilmente avranno visto pochissime persone. Non è certo un'opera realizzata per essere vista, quindi proprio con l'idea di costruire, di, diciamo, dare un'estetica a tutta una serie di elementi. Il progetto, ad esempio, di questa pensilina è uno dei progetti, diciamo, significativi di questa cura che Morandi dà all'estetica e al progetto, perché sono tutti progetti molto minimi, diciamo, per un ingegnere che progetta grandi ponti, ma diventano in realtà anche dei progetti in cui sperimentare e, come dire, modificare la forma e il segno dell'architettura. Questa, la centrale di Civitavecchia, in realtà è un progetto che viene mandato dallo studio Gilbert americano, fa parte dei progetti dei fondi ERP, i fondi di finanziamento che negli anni 50 dagli Stati Uniti mandano aiuti all'Italia per la ripresa economica. Quindi arriva questi macchinari, arrivano via mare dagli Stati Uniti, il progetto arriva dallo studio Gilbert americano, e Morandi si deve occupare in realtà solo insomma, è il responsabile dell'impresa Mantelli che realizza l'opera, e l'unico elemento che viene riprogettato è l'area del carbonile, perché nel progetto americano si immaginava di portare il carbone con un treno direttamente su binari, e qui si sceglie invece di portarlo con dei camion, e quindi Morandi deve riprogettare questo spazio, e vedete che è completamente, no, ridisegnato. È l'elemento più interessante del progetto, quello che gli operai chiamavano il dinosauro, perché effettivamente ha questa forma dinoccolata, e soprattutto ha questa immagine di grande riconoscibilità in uno spazio come quello delle fabbriche, delle centrali, dove
solitamente, no, c'è questo anonimato delle forme. E il progetto appunto lo possiamo vedere con grande attenzione perché Morandi lo disegna proprio sui disegni che arrivano dallo studio, quindi era prevista una pensilina, vedete, con una sorta di scatola rettangolare con una pensilina e vedete come Morandi ridisegna gli elementi e come queste linee inclinate gli vengono dal progetto dei nastri trasportatori del carbone. Questo disegno, vedete, con l'allineamento dei due nastri definiscono anche l'inclinazione, le linee che corrispondono alla pensilina, quindi quei segni inclinati diventano i segni inclinati del progetto della pensilina, quindi con due semplici segni trasforma completamente quell'anonima scatola di copertura, no, in un elemento invece dalla grande carica estetica. Stessa cosa fa per la torre di frantumazione, vedete, dallo studio americano avevano mandato una sorta di palafitta che conteneva la torre di frantumazione, Morandi la ridisegna con questa forma stondata, con questo taglio inclinato e vedete diventa una sorta di elemento che emerge e esce, vedete il piazzale si riempie di carbone, quando poi il carbone viene frantumato e il carbone scende di livello, questa sorta di architettura si modifica e cambia all'interno del piazzale e il segno trasversale diventa una sorta di fulmine, una sorta di omaggio futurista all'elettricità, in fine conti è una centrale elettrica e diventa una sorta di fulmine scagliato a terra. Quindi con questi pochi segni il progetto viene completamente modificato e diventa un elemento di grande riconoscibilità e di grande visibilità del progetto. E in particolare poi, dicevamo prima, Morandi avrà una sua vera e propria fede nel cemento armato precompresso. E dagli anni 50 in poi, queste sono le sperimentazioni che lui fa negli anni 30, 37, 38 per mettere a punto e studiare la precompressione, fa delle piccole travi, le porta a rotture, inserisce dei cavi, ha una società, una serie di imprese che gli finanzieranno questi suoi studi. Contrariamente a Nervi, che ha una sua impresa di costruzione, Morandi si appoggerà sempre a delle imprese di costruzione che finanzieranno i suoi studi e le sue sperimentazioni. Brevetterà sei sistemi di precompressione in qualche modo che riprendono i sistemi utilizzati da Freycinet, che modificano alcuni elementi, ma insomma quando poi prova a proporli all'estero spesso gli rispondono no, ma noi abbiamo già un sistema di questo tipo, è quello Freycinet, perché effettivamente è molto simile, ma ovviamente i sistemi di precompressione possono essere tantissimi. Il suo appunto viene uno dei primi che viene brevettato è questo Morandi Iafrate del 1949 e che utilizza appunto questi martinetti, questi sistemi e con i quali fa tutta una serie di prove. Vedete, questi portali vengono realizzati a Roma nell'area di Testaccio e vengono portati a rottura per vederne appunto e studiarne il funzionamento. Tenete conto che in questi anni, 1950, non c'era ancora nessun tipo di normativa, di studi su funzionamento delle travi e dei sistemi in precompresso. Sarà poi sarà un caso in cui la teoria andrà di pari passo con la pratica, anzi gli ingegneri sperimenteranno e costruiranno queste architetture e poi Franco Levi, insomma ingegneri che si occuperanno di mettere a punto le normative, seguiranno proprio i cantieri per capire come funzionano queste strutture e come mettere a punto delle norme di controllo e di verifica di queste architetture. E quindi si cominciano, vedete, questa è la mostra campionaria, cioè questi portali vengono presentati come delle opere innovative messe in mostra a Piazzale Clodio nel 1950 e vedete la scritta Cemento Precompresso Fratelli Giovannetti, perché sarà una delle imprese con cui Morandi collaborerà a lungo e che finanzieranno appunto le sue sperimentazioni.
e arriverà quindi con questi sistemi a realizzare opere con luci di 32 metri, quindi 1150 grandi spazi con 32 metri di luce, con questi portali che si possono affiancare, quindi teoricamente avere delle dimensioni enormi degli ambienti e che possono appunto arrivare a essere utilizzati per qualsiasi tipo di opera e di costruzione. Il primo ponte, diciamo, in precompresso viene costruito nel 1949-50, fiume Elsa a Canneto presso Empoli. C'è tutto un dibattito sull'industria italiana del cemento, su chi è il primo ingegnere a costruire il primo ponte in precompresso. Si contendono tra Rinaldi e Morandi il primato, insomma, chi ha cominciato prima, chi ha finito prima, ma insomma, se non è il primo, diciamo, è uno dei primi ponti italiani realizzati con questo sistema, e quindi c'è una grande attenzione nella costruzione. Un ponte piccolo di 40 metri, ma che viene disegnato, vedete Morandi con la cravatta inclinata in cantiere, vengono realizzati i disegni scala 1 a 1 di tutto il ponte, sono ancora appunto conservati in archivio. I conci sono, tutte le campate sono divise in 40 conci, e ovviamente sono conci che vengono prefabbricati, ma che sono tutti diversi perché passano i cavi attraverso e quindi hanno dei fori in posizioni diverse ognuno. Vedete questo disegno è grande, più di un metro, per appunto essere certi di aver posizionato correttamente tutti i cavi. E da 1950 in poi Morandi utilizza la precompressione per realizzare qualsiasi opera, cioè convinto che il precompresso avrebbe completamente soppiantato il cemento armato, perché ha tantissimi pregi, è più snello, è più leggero e quindi può essere utilizzato per qualsiasi opera. Questa è una passerella pedonale, vedete, sono praticamente due arcate di ponte che vengono realizzate come se fosse un ponte in acciaio. Si realizzano le due semiarchi sulle sponde e poi si fanno ruotare. Ovviamente sono oggetti molto leggeri, in cui per far ruotare c'è una complessità tecnica notevole, ma ognuna di queste opere diventa una sperimentazione proprio per dimostrare la possibilità che offre il precompresso. E può essere utilizzato per tantissimi interventi, in questo caso per il rafforzamento statico dell'Arena di Verona, perché come sapete per proteggere l'Arena di Verona dalle vibrazioni e delle bombe durante la guerra vengono realizzate e costruiti degli speroni che servivano per proteggere e per tenere i fronti dell'arena. E successivamente poi negli anni 50 bisogna togliere quegli speroni e quindi bisogna fare in modo che queste parti di muratura inclinate, che ovviamente potrebbero essersi adagiate agli sproni aggiunti, restino, diciamo, al loro posto, e quindi per assicurare questo vengono rafforzati con queste barre di acciaio che partono dall'alto e che quindi fanno una sorta di ossatura interna all'interno dell'arena. Questo no, sarebbe una cosa, guardarla ora, abbastanza impressionante. E come dicevamo, il cinema sarà un tema che Morandi porta avanti per tutta la sua carriera, e ancora qui nel 1957 è ancora Italo Gemini che incarica Morandi di costruire un cinema, ma un cinema, insomma, particolare, perché è un cinema che, vedete, una sorta di complesso molto più esteso, più di 1000 posti, una copertura con una trave di 40 metri che, diciamo, sovrasta e che porta la copertura, una sorta di ponte praticamente al di sopra della copertura, su cui sono poggiati tre piani di residenze. Quindi in realtà appena vengono costruite si lamentano che dalle residenze dei piani superiori si muovono alcune piastrelle dell'edificio, perché immaginate una trave da ponte di 40 metri ha delle deformazioni notevoli che, insomma, bisogna aspettare, diciamo, qualche tempo prima di vederne la stabilità. Però, diciamo, un'opera che viene visitata da tutto il mondo perché è veramente un'opera straordinaria. Quindi, diciamo, l'idea che non sia che il precompresso possa veramente
risolvere qualsiasi soluzione, possa risolvere qualsiasi problema. Il ponte di Maracaibo, ovviamente, successivamente al ponte di Maracaibo, l'incarico per il viadotto sul torrente Polcevera, di cui poi ci parlerà il professor Simiero, e questi ovviamente sono gli anni in cui Morandi riceve, diciamo, i più importanti riconoscimenti, il premio Hitec nel 62 insieme con Pierluigi Nervi, che appunto vengono premiati. Non a caso c'è sempre Gio Ponti e Danusso, presidente della giuria, vengono premiati rispettivamente per il palazzo con il Palazzo dello Sport e con il galoppatoio per il quinto padiglione di Torino Esposizioni nel Parco del Valentino, quindi con alcune opere che mettono in evidenza l'eccezionalità di queste forme, di queste linee, che sono possibili proprio grazie al precompresso, quest'idea di avere una sorta di struttura al limite dell'inclinazione che si sostiene con queste forme. Quando muore Pierluigi Nervi, sarà Morandi a scrivere il ricordo. In realtà non si sono poi mai incontrati particolarmente. Morandi era più giovane di 11 anni di Nervi, lo riconosce come un maestro, ma diciamo un po' c'è sempre questa polemica, perché appunto Nervi sosteneva che qualsiasi struttura che è staticamente corretta è una struttura bella, mentre invece Morandi sostiene che ogni problema ha almeno 10 soluzioni che possono essere equivalenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della qualità, ma che poi ce n'è solo una che è quella che dal punto di vista estetico riesce a mettere insieme tutti questi elementi. E quindi alla fine Morandi ammette che il ruolo dell'ingegnere è anche quello di essere un artista che sceglie tra tutte queste possibilità che ci sono quella migliore, quella che è diciamo quella esteticamente che risponde meglio al problema, e quindi che in qualche modo va contro l'idea di Nervi di questo principio. E infine poi Morandi realizza anche molte opere, ovviamente in collaborazione, molte opere in cui lui è il progettista delle strutture, che affianca il suo lavoro e la sua opera a opere di grandi architetti. Questo è il caso appunto della Sieta Fate di Pianezza a Torino, in cui collabora con Oscar Niemeyer. In realtà Oscar Niemeyer elabora il progetto, ma segue l'opera dal Brasile, e Morandi si occuperà di realizzare le strutture di quest'opera, che come tutte le opere di Niemeyer è molto semplice nelle forme, ma che poi è molto difficile da realizzare in queste proporzioni, no? In queste architetture così semplici basta sbagliare o aumentare leggermente le dimensioni di un singolo elemento e tutta la proporzione salta. Un edificio di lungo più di 100 metri che diventa, che è una sorta di ponte in realtà sollevato, poggiato su questi 6 pilastri cavi all'interno dei quali passano tutti gli impianti. Niemeyer aveva poco realizzato la Mondadori di Segrate, e quindi viene in qualche modo una piccola scala di questo edificio. È un'area industriale in cui viene chiesto di realizzare un'opera che abbia una identità, che non sia un capannone anonimo, e quindi vediamo bene come questa architettura effettivamente risponda a questo requisito. Raccontava il direttore che in realtà tutti avevano scambiato il progetto per un ponte e si chiedevano quale strada avrebbe dovuto collegare questo ponte. Quindi la forma effettivamente ricorda questi elementi. Ma sarà Morandi a trovare la soluzione tecnica a un disegno che, come sapete, Niemeyer fa in modo molto sintetico, e però riconosciamo già da questo fronte con quei tasselli che
vediamo ai bordi dell'edificio, che sono appunto i tasselli che vengono lasciati per tesare i cavi di precompressione fino alla fine e poi vengono murati come ultima istanza. Quindi immaginate tutto questo blocco, sono due piani di uffici, la sede di rappresentanza di una società che si occupa di produrre laminati metallici, oggi è in Finmeccanica, e è tutto un edificio a cui i piani sono appesi a questi tiranti, questi elementi verticali degli archi, in realtà sono dei tiranti che sostengono i piani, le scale sono poste all'esterno. Ecco, questo è il disegno di Niemeyer da cui si parte, e il progetto poi di Morandi che mette a punto questo spazio. Sarà lo stesso Morandi a fare in modo che i pilastri in realtà stiano all'estremità dello spazio e quindi non vado a intaccare lo spazio interno degli uffici, che vedete è un unico ambiente senza nessun elemento interno che interferisce con lo spazio degli uffici, quindi è un unico ambiente tutto appeso a questi tiranti, a questi elementi che vedete sono tutti in ferro che tengono la struttura. Nella parte, diciamo, ipogea si trova la mensa con questa rampa che dà luce e che permette, diciamo, di avere l'illuminazione al piano inferiore, e questo spazio vede tutto completamente staccato da terra perché non c'è nessun elemento che tocca a terra se non una scatola, una sorta di teca di vetro centrale che contiene l'ingresso e l'accesso agli spazi. Una, diciamo, composizione di elementi, di supporti che si sovrappongono uno con l'altro, e qui ecco si vede bene come questi solai sono agganciati con degli elementi in ferro. Qui ci sarà tutta una questione, Franco Levi, il grande ingegnere, interverrà con una consulenza per risolvere questa questione, perché ovviamente è molto, insomma, molto difficile sostenere quei solai in quegli elementi così sottili con delle barre metalliche, insomma sarà un problema piuttosto complesso dal punto di vista tecnico, quindi attirerà una grande attenzione dal punto di vista degli ingegneri, dei tecnici, questa soluzione, diciamo, è apparentemente così semplice nella forma ma che tecnicamente è molto complessa per diciamo tenere in piedi. Ovviamente sempre in cemento armato lasciato a vista, quindi con tante prove prima di avviare il cantiere, che vedete queste immagini sono immagini scattate recentemente, che ci permettono di vedere come l'edificio sia perfettamente conservato e come sia rimasto, no, perfettamente nella sua immagine originale. Qui vediamo appunto gli spazi interni, le scale e tutti gli elementi interni, gli uffici interni, che vedete non hanno alcun ostacolo. I pilastri, questi sono degli oblò che permettono di accedere all'interno dei pilastri, e quindi tutta l'impiantistica passa all'interno dei pilastri, in modo tale che ancora oggi non c'è nessun elemento che è stato modificato, perché questi canali, quella sorta di scatola esterna, permette il passaggio di tutti gli impianti. E ovviamente tutta una serie di abilità tecniche, la scala completamente a sbalzo rispetto alla struttura portante, e tutta una serie ovviamente di effetti di luce che trasformano l'edificio nella parte, diciamo, iniziale. Nell'archivio Morandi tutte le opere di Morandi sono catalogate in quello che lui aveva chiamato poi ironicamente il libro dei sogni, no? Con l'elenco di tutti i progetti costruiti da Morandi. In realtà diciamo molti, anzi quasi la gran parte di questi sogni in realtà sono opere costruite, sono opere realizzate. Grazie. Ringrazio la professoressa Marandola per questa sua relazione molto interessante. Devo dire che alcuni contenuti li ritroverete anche nella mia, perché abbiamo scelto alcune citazioni simili in qualche passo. E adesso do la parola al professor Enzo Siviero, che è persona molto difficile da presentare, nel senso che
il curriculum del professor Siviero, che attualmente è il rettore dell'Università I Campus, ma che ha avuto una lunghissima carriera come studioso ma anche progettista di ponti, non è facilmente riassumibile. Ne parlavamo prima al caffè, ho chiesto gentilmente al professore di farmi almeno una selezione dei titoli e delle realizzazioni che ha compiuto nella sua lunghissima carriera. Forse basterà il fatto, oltre, diciamo, per la crona, essere stato lungamente professore di strutture presso lo IUAV di Venezia, forse basterà dire che il professor Siviero è uno dei maggiori esperti di ponti a livello non solo nazionale ma anche internazionale, quindi siamo particolarmente onorati di averlo qui tra noi a parlare di un tema che ovviamente lui conosce con particolare profondità. Prego, professor. Grazie Federico, soprattutto grazie per questo invito, dove torno dopo un po' di anni, perché siamo venuto qua invitato dal professor Losco, col quale abbiamo condiviso 6 anni di CUN. Io a quell'epoca ero anche il vicepresidente. La chiacchierata di oggi mi rende particolarmente felice, prima di tutto perché ho rivisto la professoressa Marandola, che avevo sentito parlare, non la conoscevo prima, ammetto, a Roma, a Sapienza, quando c'era il preside ancora, il nostro Fabrizio Vestroni, sul tema proprio di Morandi, a pochi mesi dalla tragedia. Morandi è una persona che solo a citarla vengono i brividi, perché è stato un innovatore, uno che ha interpretato, secondo me, a livello magistrale il rapporto tra ingegneria e architettura. Le sue innovazioni sono talmente forti e talmente innovative, passatemi questo termine un po' tautologico, che ancora oggi si resta ammirati. E purtroppo in quel momento la capacità realizzativa non era all'altezza del suo genio. Non solo, ma come vedremo poi nel caso del Polcevera, ci sono stati dei momenti di gravissima disattenzione che ha poi generato le motivazioni del crollo, che non sono ancora chiare e soprattutto non sono quelle che vengono raccontate, perché il quadro è ancora sufficientemente nebuloso. Io, a dire la verità, qualcosina in più vi posso dire, anche perché me ne sono occupato con la mia rivista Galileo, ho fatto 3 numeri dedicati, il secondo dei quali contiene anche delle accuse molto precise per le quali qualcuno pensava che ci fosse qualche querela. Non è avvenuto, vuol dire che la verità ha forse turbato qualcuno, perché io non vedevo l'ora che mi querelassero per poter dire tutto quello che penso. Chi mi conosce sa che ho la lingua lunga, ho pagato un prezzo importante, ma secondo me il prezzo per la verità merita sempre di essere pagato, ovviamente. Io faccio un breve excursus nella parte terminale, se mi resta tempo, ma cercherò di stringere, vi farò anche vedere quali sono le ipotesi di crollo modellate, perché poi alla fine si chiacchiera, ma la componente ingegneristica che fa parte del mio DNA. Io ho una storia particolare, perché sono vissuto in un ambiente di costruttori. Mio nonno era un capocantiere, ha costruito negli anni 20 strade in Calabria e gallerie nelle Cinque Terre. Mio padre era geometra e aveva l'impresa, quindi io ho respirato cemento, faccio sempre qualche battuta, andavo nei cantieri a 10 anni e sapevo che la pignata non era quella per fare la minestra dei fagioli, ovviamente per l'accento che io porto e che mi porto continuamente, che lo indosso. Non vi dico quando faccio le conferenze in inglese con questo accento, è semplicemente esilarante, ma comunque sembra che siano tutti contenti, non lo so. Quindi ho deciso di abbandonare l'impresa di mio padre, lasciarla cadere, e mi sono affacciato allo IUAV nel 72, dove ho trovato Giorgio Macchi, personaggio secondo me mai sufficientemente acclamato come meriterebbe, allievo di Levi, nelle scuole di Venezia, dove ho saputo oggi che la nostra Marzia è approdata recentemente, parlavano i muri, perché c'è stato Pizzetti e c'è stato Levi. C'era un laboratorio dove si facevano le cose più avanzate, era un luogo nel quale il controllo del cemento armato precompresso, che all'epoca, stiamo parlando degli anni 50-60, veniva fatto con delle apposite commissioni, dove Levi era uno dei grandi
diciamo, che partecipavano a queste cose. Lo stesso Morandi è stato soggetto a più di qualche, tra virgolette, vessazione, perché naturalmente i colleghi sono sempre pronti a vedere il negativo, anche quando non c'è, per far vedere che sono bravi. Questo succede anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi la chiacchierata che adesso cerco di portarvi avanti è la seguente. Qualche immagine ovviamente è la stessa della professoressa Marandola, la quale peraltro non ha sviluppato la parte che sapeva che avrei sviluppato io. Io a Morandi ho anche stretto la mano, come ho stretto la mano a Fritz Leonhard, ovviamente a Levi che ho frequentato, non ho conosciuto D'Annunzio, citato prima, grandissimo progettista, tra l'altro, prima di diventare professore di scienza delle costruzioni. Arturo D'Annunzio ha messo mano al Ponte Risorgimento di Roma 1911, quindi quando qualche mio collega, anche blasonato, dice che il cemento armato, proprio precompresso ne parliamo, dura 50 anni, mente, o sapendo di mentire, o semplicemente perché è ignorante, perché il Ponte Risorgimento 1911, sono passati 110 anni, per 10 anni è stato record del mondo, 100 metri di luce, sta ancora lì, con qualche piccolo acciacco, ma vorrei vedere dopo 110 anni che è ancora integro. Stop, puntini. Padova, che è la mia città, ci sono dei ponti del 1906-1908 che sono ancora lì belli, tranquilli. I problemi li hanno i ponti costruiti negli anni 70. Costruiti con la velocità, con poco controllo, con più di qualche problema, e qualche acciacco nasce anche purtroppo nel Polcevera, come vedremo. Immagini di repertorio, però io ho scelto come immagine di sfondo questo, che poi vi farò vedere. Purtroppo questo è successo. Io l'ho chiamato ponticidio. Dopo poche settimane mi hanno intervistato e ho detto che il crollo di questo ponte era compatibile con un attentato, nei momenti nei quali poteva essere anche, poi in realtà si è verificato che non era così, ma la compatibilità delle modalità di crollo, che erano incomprensibili per chiunque, perché il Polcevera era il ponte più monitorato d'Italia. Quindi se crolla il Polcevera è il crollo dell'ingegneria strutturale, vuol dire che non siamo stati capaci di capire come questo oggetto poteva trovare una fine così miseranda, ulteriormente amplificata dal fatto che poi, con un intervento che io non ho mai condiviso, la sera del crollo del ponte va demolito, quindi l'assassino è il ponte. Io dico, le vittime non sono 43, sono 44, perché anche il ponte di Polcevera, del Polcevera, è una vittima, così come lo è stato Morandi, perché ancora oggi nel immaginario collettivo, a parte chissà, Morandi è considerato un progettista assassino, cosa che è completamente destituita di fondamento. Che il Polcevera avesse qualche problema era noto, ma lo sapeva anche lui. Queste sono le tre copertine della mia rivista, che trovate al collegio ingegneripadova.it online, quindi non c'è problema. Però parto da questo, che sono in pochi a conoscere, nel 1953. Sono gli anni nei quali le imprese italiane in giro per il mondo fanno il degheio, fanno di tutto. Sono gli anni in cui l'ingegneria italiana era nota in tutto il mondo. Infatti dico, la storia pontificale dell'Italia è molto forte. Questo è lo Storms River, si trova in Sudafrica. È un ponte che in qualche modo prefigura il Fiumarella, che vedremo dopo. Vedete questi ritti inclinati? Non si erano mai visti. Il ritto inclinato ha anche una funzione strutturale, ma soprattutto una funzione architettonica straordinaria, cioè avere l'arco e i ritti che partono non proprio a 90 gradi, ma qualche cosa di simile, che poi ho usato più volte anche nei miei progetti. E guardate, siamo nel 53, i calcoli si facevano a mano con l'irregolo calcolatore con cui ho calcolato io i primi anni della mia attività professionale, fra il 69, mi sono reato a febbraio del 69, venerdì 17 alle ore 17, quindi per me 17 porta solo bene, al cortile antico del Bo, la mitica università padovana, di cui quest'anno ricorrono gli 800 anni. Ricordo due cose: un freddo cane, e quello rimane nelle ossa per tutta la vita, che insomma febbraio, cortile del Bo poi è chiuso, poi incombe perché ci sono tutti gli stemmi. A pochi metri c'è la cattedra di Galileo, questo è il motivo per cui si chiama Galileo la mia rivista, ma soprattutto mi ricordo gli occhi del nonno. La gioia di quegli occhi e la soddisfazione di avere il nipote che diventava ingegnere.
Queste sono cose impagabili, sono quelle che ti lasciano ancora oggi, mi vengono i brividi. Vedete, le cose che facevo vedere prima, che ha fatto qualche anno dopo, su un altro bel ponte, passerella, che vi farò vedere anche in qualche altra immagine, gli aspetti paesaggistici di cui si è fatto cenno prima, i Morandi sono intrinseci, non in tutti i ponti, sia ben chiaro, però nei più significativi sì. Oh, per calcolare queste robe qua nelle fasi transitorie si moriva, E poi ancora non conosceva tutto il sistema, tutta la problematica del fluage, delle formazioni differite, che cambiavano lo schema di funzionamento degli stati tensionali. Bisogna arrivare a Musmeci per dire che bisogna lavorare sulle deformazioni, non sulle tensioni, ma chi è che lo diceva? Credo anche Torroja. Le tensioni non le ha mai viste nessuno, sono un fatto indotto. La mitica legge di Hooke, che ovviamente non vale, ma facciamo finta che vada, sono tutte mistificazioni sulle quali noi ci concentriamo come ingegneri, perché se non abbiamo il modellino con un coefficiente non ci funziona, non stiamo bene, andiamo avanti. Eccolo, questo volevo far vedere, e qui c'è anche il disegnino, tutte robe prese da libri, non so se c'è il copyright, come posso dire una cosa, non me ne frega niente, perché è giusto che la divulgazione ci sia al di là del fatto che ci sia qualcuno che rivendica. Io scrivo sempre, se qualcuno ha qualcosa da dire me lo venga a chiedere, fino a non è mai successo. Però vedete, quello che è interessante è vedere che dopo l'invaso questo ponte ha ancora una sua dignità, una sua coerenza, a parte i colori che sono alla fine del mondo. Allora, è stato detto prima che il ponte qualifica il luogo. Beh, insomma, l'ha teorizzato Heidegger, il luogo e il ponte si identifica. Ma non c'è solo lui, ma ci sono fior di filosofi che hanno trattato il tema del ponte, che secondo me è la metafora assoluta. Io stesso mi sono cimentato da dilettante allo sbaraglio anche a scrivere qualche racconto, qualche piccola poesia. Ho vinto anche 2 o 3 premi letterari, ma si sono sbagliati di sicuro. Però questo mi pare particolarmente efficace, a parte poi tutta la parte costruttiva su cui ci sarebbe da stare qualche ora, perché c'è tanto di quell'ingegno, perché vedete, a me piace il vocabolo ingegnero spagnolo, perché viene da genio. E nel caso di Morandi siamo proprio sul genio. Sul Fiumarella mi devo fermare un secondo, prima di tutto perché 2 anni fa ho ricevuto la telefonata dal presidente dell'Ordine degli Architetti di Catanzaro, Pino Macri, mi dice: noi abbiamo avviato, anzi intendiamo avviare la pratica per il vincolo culturale su questo ponte, modello, per chi lo conosce, Musmeci, che è uno dei pochissimi motivi per andare a Potenza. È carina Potenza, però senza Musmeci perde molto, anche se ha tanti di quei problemi che vi assicuro. Però è una meraviglia, io non ve lo faccio vedere, ma insomma è una serie di mani che sostengono un impalcato, perché l'uomo, Musmeci, era veramente forse addirittura più geniale di Morandi, però era un sognatore, non trovava i committenti giusti. Lui invece era un grande, anche perché era compatibile con la parte economica, perché lui vinceva gli appalti concorso, mi devo avvicinare, sì, va bene. Vinceva gli appalti di concorso, questa gente andava, si portavano dietro Morandi, perché si vincevano gli appalti di concorso, come succedeva anche prima della guerra. Anche adesso si vincono gli appalti di concorso, però in modo, diciamo, discutibile, per non dire altro. Lo diceva Zordi: vinco gli appalti di concorso con progetti belli e poi vado a realizzare le travi semplicemente appoggiate, che io tiro dentro e le chiamo travacce, perché non sono all'altezza del genio italico, che non comprende solo Morandi. Voglio ricordare il D'Annunzio di prima, ma anche un altro che è poco conosciuto ma che ha fatto delle cose straordinarie, che si chiama Giulio Kral, per non parlare poi di Zordi, di cui ho parlato. Guardate, qui ci sono un paio di cosette che saltano all'occhio. La prima è che ad un certo momento, oltre ad avere i riti inclinati, c'è un'operazione particolare, e cioè c'è questa specie di X. Quella, oltre che essere straordinariamente interessante dal punto di vista architettonico, è una invenzione magnifica, perché lui ha ridotto la lunghezza di libera inflessione praticamente col concetto del triangolo. Sappiamo, non entro nel merito, ma le travature reticolari, che non sono molto amate dagli architetti, che preferiscono le Firendel perché gli dà fastidio l'inclinata, ma insomma, vabbè, nessuno è perfetto, può anche andare. Ma poi alle reni cosa succede? Che c'è lo sdoppiamento
Vedete? Cioè, quello è un incastro che fa vedere come, per certi versi, la scienza delle costruzioni si può ridurre al P diviso A. Perché? Perché questa è una coppia. C'è una certa distanza, quindi c'è una compressione e c'è probabilmente una riduzione di compressione, perché ovviamente abbiamo la componente. Quindi qui si tocca con mano che cos'è un momento flettente, che non esiste se non nella nostra fantasia pseudo-erotica per certi versi, perché gli inglesi, gli ingegneri si divertono moltissimo a risolvere i problemi complicati, anzi ogni tanto se li inventano, perché è bello risolvere i problemi. Gli architetti invece si pongono le domande ma non sanno dare le risposte, poi chiamano gli ingegneri e spesso le risposte che gli danno non sono quelle attese. Infatti dico sempre anche ai miei studenti: guardate che se voi non risolvete il problema e c'è un ingegnere di mezzo che lo vuole risolvere, vi crea un sacco di problemi, soprattutto se c'è anche l'impresa di mezzo che cercherà di minimizzare i costi. Vado avanti perché sennò sto qua fino a domani mattina. Ho da dire che lo stanno sistemando, la delibera del Consiglio dell'Ordine porta anche la mia firma, è interessante questo, un ingegnere che firma una delibera dell'Ordine degli Architetti. Mi pare che la cosa sia un po' arenata per vari motivi, perché il ponte in realtà è stato poi, come dire, oggetto di un intervento abbastanza importante. Qui vedete le luci, perché vedete la luce e il colore sono elementi essenziali, perché il paesaggio, che cos'è il paesaggio se non un rapporto con l'uomo? O con l'uomo o con l'umanità, perché se non c'è interazione, infatti adesso non vi faccio vedere, ma c'è un bellissimo quadro del viaggiatore che vede preso da dietro e che guarda il paesaggio. Secondo me anche qui merita di andare a Catanzaro per quest'opera. Un po' di immagini di repertorio, solo per farvi vedere che questa volta lui ha scelto invece una costruzione assolutamente tradizionale. Vedete le centine? Beh, anche già le centine sono un'opera di ingegneria, perché non ci si rende conto che il vero problema strutturale per un ponte è la fase transitoria. Nella parte finale più o meno è chiaro, ma nella parte transitoria non possono spendere tanti soldi, perché altrimenti no, economicamente non funziona. Ci sono le deformazioni che comandano, perché il getto di calcestruzzo quando arriva, insomma, sono metri cubi, 2500 kg a metro cubo, ferro compreso, un po' di più, un po' di meno. Quindi sono numeri. E quindi anche le centine fanno parte, secondo me, della poesia dell'ingegneria, perché l'ingegneria è poesia. Io la chiamo architettura strutturale, come la chiamava Nervi, che però da parte dei compositivi, no, cioè, no, l'architettura non può essere strutturale, architettura è architettura. Ecco, vedete qui, vedete proprio tutta questa impostazione. Provate a pensare che quel soggetto, che è un soggetto perché qui parlano questi, è sostenuto da questa specie di groviglio, è un grande albero che mima la natura, per finire poi in un elemento che ha poi le sue fondazioni. Ergo, per fare un ponte di quel tipo bisogna costruire un ponte per metterci il ponte sopra. Ecco perché non si fanno più i ponti in calcestruzzo oggi ad arco. Io ne ho fatto più di qualcuno, ma piccoli e prefabbricati. Eccolo qua, poi il giorno dopo che sono andato in cantiere, ho visto un vincolo a tutela del Ponte Morandi, rappresenta il genio del nostro paese, poi ispirato da me, vi faccio vedere presidente dell'ordine uscente, entrante, io faccio finta di essere una persona seria, cosa notoriamente non vera. Qualche altra immagine, una consigliera due o tre anni fa, adesso la parità comporta di avere all'ordine anche delle presenze femminili, cosa che secondo me non guastano, anzi. Ecco qualche altra immagine, qui si vede addirittura come viene sistemato il ponte, già che corra, perché altrimenti la situazione gli stanno facendo praticamente un maquillage, non è che gli fanno, perché strutturalmente è a posto. L'arco in calcestruzzo di solito non ha problema, anche se viene scorticato, vive lo stesso. Perché il problema del cemento armato è il ferro, tanto per essere chiari. E andiamo avanti, così qualche altra immagine. Poi adesso la gente che mi conosce dopo mi manda, ogni volta che va in giro vede un ponte, mi manda la foto col ponte. Poi ce n'è uno qui di Catanzaro che si è innamorato di questo ponte, l'architetto Scarpino, e lui ogni 3-4 giorni mi manda l'avanzamento, quindi ho fatto quasi il direttore dei lavori senza essere in loco. Andiamo avanti così.
sono molte viste. Poi ci sono anche altri ponti lì vicino, ma questo li eclissa tutti. Arriviamo al Maracaibo e di qualche anno successivo, come vedete più o meno, insomma, ecco, anche qui fasi costruttive. Non sono molti a sapere che gli è andato addosso una nave, ha buttato giù una pila che è stata immediatamente ricostruita, perché questo ponte come schema ha questo vantaggio: è praticamente una isostatica esterna con delle iperstatiche interne, però i pezzi sono sostanzialmente autonomi. Me ne va giù un pezzo, lo ricostruisci come il meccano, esattamente il contrario di quello che hanno fatto a Genova, dove potevano invece costruirne un pezzo da 250 metri e tenere in piedi l'altro chilometro. No, la sera hanno deciso di demolire il ponte con una connivenza unanime, devo dire sospetta, e soprattutto con l'avallo del Ministero della Cultura attuale, MIBA, con il soprintendente che ha dato l'avallo, che poi si è messo a vincolare un piccolo gasometro lì vicino. Cioè, è semplicemente ridicolo. Io l'ho detto, vabbè, comunque hanno speso 600 milioni, quando ne bastavano 150, il ponte che hanno realizzato costa tre volte quello che doveva costare, ma si può anche capire, hanno gestito a trattativa privata 600 milioni, non dico altro, ma potete immaginare, vedete che ho la lingua lunga, non so se poi ce ne va di mezzo anche l'Università di Camerino per quello che dico. Ecco, però il Morandi... Quindi se andiamo insieme, ci porteranno le arance se andiamo... Ma io faccio solo delle ipotesi, a pensare male si fa peccato, però si indovina, lo diceva uno un po' così, che secondo me è ben rappresentato dal conte zio del Consiglio Segreto di Mandoniana Memoria. Se voi vi ricordate quel passo, c'è una mezza paginetta che descrive esattamente il signore di cui parliamo. Il Wadi Kuf, io l'ho visto... Per vederlo da sotto ho fatto tre ore di strada, perché sono stato in Libia negli anni 76-77, quindi pochi anni dopo la sua realizzazione. Dicevo prima ai colleghi che avevo un collega che si è laureato pochi mesi dopo di me, che è andato a lavorare da Morandi e mi aveva invitato. C'era un'ipotesi che andassi a lavorare da Morandi, poi ho declinato perché volevo fare l'università, ce l'avevo dentro. E quindi, anche perché poi il mio professore con cui mi sono laureato dopo che ero lì da lui di 4-5 mesi, 6 mesi, mi ha detto proprio, Siviero venga qua, dice guardi, lei non è adatto a fare il professore universitario, è meglio che se ne vada. È stata la mia fortuna perché sono andato allo IUA dove la creatività fa parte del DNA e me l'hanno trasmessa tutta. Forse un po' ce l'avevo anche dentro, però la mia interazione, devo dire più con gli studenti che con i colleghi, che non capivano cosa stavo facendo, perché invadevo un campo che per loro era, ma come un ingegnere che si permette di fare l'architetto? No, io sono felice di fare l'architetto, e credo di essere uno dei pochi ingegneri che se lo chiamano architetto è felice. Il Wadi Kuf è stato sistemato, eccolo qua, vedete, sono anche foto un po' di repertorio, questi colori perché siamo nel tramonto, è un ponte bellissimo. Avevo una prospettiva del Wadi Kuf che purtroppo nei vari cambi ho perso e non so se forse si trova nell'archivio Morandi. Eccolo qua, comunque è più piccolo come larghezza, ma più lungo. È bellissimo secondo me. Poi sono pochi a sapere che siamo in Colombia, Barranquilla. Questo ponte, che è forse l'ultimo che ha fatto di una certa dimensione, è anche molto più interessante architettonicamente, perché lui ha ridotto l'inclinazione degli stralli e in questo modo la visione complessiva, il ponte è un pochino più disteso. Questo somiglia più ai ponti cosiddetti estradossati, che in questo momento vanno un pochino di moda, diciamo, però lui è un po', secondo me, antisignano. C'è da discutere sui pulvini, però complessivamente lo vedete abbastanza pulito. Di questo ho anche qualche altra immagine, perché questo l'hanno vincolato diversamente da noi, e hanno fatto un ponte lì vicino che non vi faccio vedere. Qui vedete però il sistema costruttivo, che poi è lo stesso del Morandi, del Polcevera, cioè un sistema di precompressione interna con degli elementi prefabbricati in calcestruzzo che poi a loro volta sono precompressi. E questo è uno dei motivi per cui qualcuno immagina che il crollo sia partito da lì. Non è esattamente così, ma comunque, eccolo qua.
Andiamo avanti, questo penso che lo conosciate, perché il Carpineto io ho percorso più di qualche volta, sta benissimo, c'ha qualche anno di più, però non è grande, ma insomma, ecco, vi dico subito che non è che io condivida moltissimo dal punto di vista paesaggistico quest'opera, non tanto questa quanto il Polcevera, perché va dentro in una vallata sostanzialmente costruita, però non è un problema di Morandi, è un problema dell'allineamento che era stato dato quando hanno fatto l'appalto concorso. Qualcuno mi ha detto che nell'appalto concorso la prescrizione è di fare un ponte ad arco, lui però ha vinto con un ponte di quel tipo e ha convinto la commissione, nessuno ha fatto ricorso, a te che giocavano in casa, perché chi ha vinto l'appalto concorso era Condotte, chi controllava le cose era Spea e chi invece come dire era il gestore, era la ASPI, Autostrade, che allora era tutta di Ristal Start. Arriviamo finalmente al Polcevera, dopo aver perso un po' di tempo, ma io purtroppo sono come il gas, occupo tutto lo spazio disponibile, quindi se sgarro un pochino magari mi perdonerete. La domenica del Corriere, vabbè, voi siete troppo giovani per ricordarvi, ma io avevo il nonno che mi portava tutte le domeniche a prendere la domenica del Corriere, dove c'erano i disegnini di Beltrame o anche qualche disegno del ponte di Messina, l'inaugurazione, c'era Saragat, eccolo qua. È interessante perché nessuno parla dei viadotti d'accesso che sono straordinari, erano straordinari, a parte che oggi non avremmo più potuto farli perché per problemi di durabilità e queste dimensioni non c'erano, però la luce fra un elemento e l'altro era di 75 metri, questo elemento a V consentiva di ridurre la luce centrale della parte, come dire, c'era una le selle Gerber su cui mi hanno fatto una capoccia così negli anni 65-66 quando ho fatto l'esame di scienza di costruzione, di tecnica delle costruzioni, quando si sono rivelati il punto più vulnerabile di tutti i ponti che abbiamo realizzato. Quindi io però poi sono cresciuto alla scuola di Giorgio Macchi e di Levi, per cui l'iperstatica ha un valore superiore. Se c'è qualche problema l'iperstatica la riprende, perché democraticamente una cosa prende l'altra, anche questo è interessante. Da notare che il ponte di Renzo Piano ha 50 metri di luce, salvo due luci da 100 metri, ci sarebbe da discutere perché se ci sono tre campate da 230-240 metri, non ricordo i numeri perché poi mi interessano poco, il concetto che ha fatto Morandi, ridurre a 100 più 50... Ah, da notare che per verificare se si poteva demolire in sicurezza hanno fatto le prove di carico. Bello, eh? Eccolo qua. Vado avanti perché poi alla fine, insomma, è una presentazione che comunque vi resta, se la volete duplicare non c'è problema. Faccio vedere un po' di robe, ma corro perché non è questo il punto, perché io volevo anche farvi vedere qualcos'altro. Un po' di schemini, ecco, ho recuperato. Questi sono i rendering degli anni 60, prospettivisti si chiamano così, erano professori di disegno dei licei artistici o delle scuole di disegno che facevano delle cose meravigliose. Vedete, queste cose parlano, i rendering attuali sono freddi, sono neutri, imbambolano per chi non sa, però qui c'è la mano e non c'è il digit. Poi ci sono queste cose qui, è chiaro che una roba del genere fa schifo, cioè non esiste, però questa gente nonostante il ponte ci viveva bene, e per demolire il ponte hanno dovuto espropriare 200 case, pagandole tre volte il loro valore, quindi anche questo è una cosa che dal punto di vista sociale è abbastanza vergognosa. Eccolo, il nostro ponte arrivavi a Genova e rimanevi abbagliato. Un po' di timore lo dava, perché i genovesi non ci passavano sopra, anche perché vi varava un pochino, e questo forse poteva essere una visaglia, che però lo volessero demolire, adesso vi faccio vedere, era noto da tempo, tant'è che Mario di Miranda, figlio di uno dei più grandi ingegneri italiani, che si chiamava Fabrizio De Miranda, che io ho avuto il piacere di invitare a Venezia 3-4 volte, e mi ha raccontato le sue esperienze, tra l'altro autore di un libro bellissimo che si chiama Bridge Aesthetics Around the World, che nessuno conosce perché l'ignoranza in generale da questo punto di vista nel rapporto ingegneria-architettura è abissale. Ci vogliono persone come Marzia, come Tullia Iori e pochi altri, perché non si va in cattedra con queste cose. Graziano lo sa perfettamente, si va in cattedra con le equazioni differenziali però nessuno è diventato famoso per le equazioni differenziali, questo lo diceva Torroja, ma per quello che si vede. E tra la verità strutturale e la verità architettonica, preferisco la verità architettonica,
In qua sono in controtendenza rispetto a Nervi, preferisco Morandi. Eccolo qua il progetto di Morandi, di Miranda, un po' di anni prima che crollasse il progetto. Tra l'altro vorrei solo che voi immaginaste il confronto tra questo ponte e quello di Renzo Piano. Piano piano, il crollo, eccolo qua. Io qui ho scritto fiumi di parole anche da un punto di vista emotivo, ho detto ma se tu hai un problema a un arto, lo ingessi, non lo tagli, no, oppure addirittura ammazzi il paziente, perché ma questo è quello che è avvenuto. Ci sono delle proposte, vi faccio vedere solo la mia, ma questa qui in particolare mi pare particolarmente interessante, perché sulla destra vedete un pezzettino di Michelangelo, come ben sapete, e c'è sto dito che cerca di collegarsi con Dio, e lì non vedete quel dito che aspetta che ci sia qualcuno che lo colleghi. No, noi dobbiamo demolire perché siamo i più bravi, no? Ci siamo fatti ridere da tutto il mondo, nessuno ha capito perché si sia demolito un'opera di questo genere, quando quello che era rimasto poteva servire per capire, perché avevamo in scala 1 a 1 la possibilità di fare tutte le prove che volevamo. No, non solo, l'hanno ricostruito a 20 metri di distanza, abbandonando anche le fondazioni che funzionavano benissimo. Abbiamo fatto, soprattutto i miei ragazzi, si sono... questa è la proposta della sutura della ferita. Vedete la continuità tra la V doppia e la V semplice? C'è a un certo momento questo elemento che adesso abbiamo utilizzato l'estradossato con qualche elemento in più perché abbiamo inclinato, poi faccio vedere i rendering perché anche noi li abbiamo fatti, io di corsa, eccoli qua. Tutto sommato era dignitosa come soluzione. Eccola qua, io questo ho detto, ma è semplicemente il ponte che si rivolge a Dio, Dio salvaci da questi politici. Ma guardate, non c'è stato niente da fare, no, tutti d'accordo nel demolire il ponte. Vabbè, qui con chi corro perché c'è qualcuno, abbiamo partecipato, ha fatto una gara farsa perché doveva vincere Renzo Piano, lo si sapeva, vince invece Calatrava con Cimolai, glielo dicono, finisce sui giornali, vanno a Roma, no, se deve vincere Renzo Piano perché è con Fincantieri, We Build, Italfer, eccetera. E senza contare che poi Renzo Piano si era anche presentato con Autostrade prima, abbiamo visto anche gli elementi. Vabbè, qui corro perché non vale la pena. E queste sono le tre proposte di Cimolai con Calatrava. Oggettivamente un po' fuori scala, oggettivamente. Però invece questa è una proposta di altri e questo secondo me era il progetto che doveva vincere. Questo è di Cimolai, non di Calatrava, ma siccome Cimolai lavora con Calatrava da 30 anni, ha costruito all'interno del proprio ufficio tecnico persone con una sensibilità architettonico-strutturale di prim'ordine e questo è il risultato. Adesso io vorrei che voi confrontaste questo progetto con quello che è stato realizzato, che secondo me è una semplicissima grondaia gigante con dei supporti il cui unico merito è quello di avere i tre colori in certi momenti ed è diventato il simbolo dell'Italia. Da contare che dentro, penso che Graziano lo sappia perfettamente, c'è un impianto di condizionamento che ci costa l'ira di Dio, alla faccia della sostenibilità e del fatto che i genovesi notoriamente sono un po' tegnosi, no? Dicono, dopodiché, insomma, mi viene da ridere perché il prezzo di appalto del ponte di Renzo Piano è lo stesso più o meno del ponte di Millau, che se qualcuno lo conosce o non lo conosce lo vada a vedere anche in internet, insomma c'è un po' di differenza, comunque non importa. Eccolo qua, la prima volta che Renzo Piano cita Morandi è dopo la demolizione. Scusate se sono così caustico, ma credo che ci siano delle cose che vanno dette. Eccolo qua, tre campatine da 100 metri, il resto su da 50, esatto. Vi faccio vedere che il Wadi Kiouf, esattamente 10 anni prima, era stato completamente riparato con 8 milioni di euro. È la metà o un quarto, diciamo, del Polcevera, però l'ha fatto un'impresa italiana con progettisti italiani, tra cui Petrangeli e Brancaleoni. Tanto per dire, insomma, è un'impresa italiana che
allora si chiamava Delma, adesso è il gruppo Maltauro. Però vi faccio anche vedere che la storia ci dà anche degli altri spunti, questa volta in negativo. Ponte di Desenzano progettato dall'ingegner Luigi Negrelli, 1850. Negrelli è il progettista del canale di Suez, oltre che di tante altre cose, meno conosciuto di quanto meriti, stato in una piccola casetta in montagna che è vicino a Fiera di Primiero, dove è nato Negrelli. Quindi io quando vado in montagna vado a fare un pellegrinaggio al giardino Negrelli, c'è pure una statua. Allora, vabbè, c'è la guerra, siamo nel 43 e demoliscono. Naturalmente che cosa fanno? Una persona normale ricostruisce il pezzo, no? Ma noi non siamo normali, noi siamo quelli che fanno queste cose qui. E questo è il prototipo della cosiddetta alta velocità. Perché l'alta velocità, io in un paio di occasioni anche in presenza di Italferr ho dichiarato che è il vilipendio della Venustas. Visto che siamo allo IUAV, Firmitas Utilitas e Venustas, era il vecchio stemma dello IUAV, ahimè, malauguratamente abbandonato. Io ero contrario, ero in Senato, ma sono stato l'unico. Abbiamo messo questa roba strana che secondo me vale per il Kentucky o Las Vegas, ma non per lo IUA. Questo è il mio pensiero. Andiamo avanti, perché adesso vi faccio vedere come si può invece interpretare un ponte viadotto vituperato che sta nella Valle dei Templi. Questo è di Morandi. Qui il disegno delle pile connota il soggetto, perché lui aveva un'attenzione per la componente strutturale che era sempre collegata con la parte architettonico-paesaggistica, questi elementi che si biforcano. Allora qui c'è qualcuno che lo voleva demolire, dopo l'hanno sistemato, mi pare che stiano finendo i lavori, ma io mi ero inventato, una volta mi hanno invitato per un convegno, ho fatto a vedere, ho detto ma queste sono immagini. Allora quello che è interessante, ho detto, ma scusa, è sulla Valle dei Templi. Allora, da una parte, per fortuna Agrigento si vede poco, perché non è proprio il massimo vederlo dall'esterno. Tra l'altro la metà di quelle case sono abusive, ma questo è marginale. E invece quello che conta è la parte verso la Valle dei Templi. Poi ho saputo che i piloni hanno le fondazioni in una necropoli, ma insomma ormai il danno è fatto. E quindi vabbè, andiamo avanti. Che cosa mi sono inventato? Di allargare il ponte, ovviamente è un sogno, ma sognare fa sempre bene. Oh, perché non lo allarghiamo di una decina di metri da una parte e dall'altra e facciamo un ponte piazza? È vero che è lungo un paio di chilometri, però insomma la camminata fa bene, e quindi faccio vedere che si possono anche inventare delle cose di un certo tipo. Tra l'altro era il momento in cui Morandi era noto per il Polcevera, ho detto ma trovate sicuramente uno sponsor che finanzi un'operazione del genere, perché Morandi più la Valle dei Templi è un mix interessantissimo. Tra l'altro hanno iniziato la procedura per vincolarlo, non so se poi vada avanti, perché in Italia le cose che non fanno, che non hanno interesse esplicito di un certo tipo, non vanno avanti. Comunque, per dire, insomma, abbiamo cercato anche noi di mettere giù qualche cosa che magari somiglia a delle isostatiche, insomma, il solito berello, che poi la natura ti insegna, ma la struttura, secondo me, basta leggere l'architettura e te la ritrovi. Vado avanti, perché mi interessa soprattutto farvi vedere una cosa, che visto che ho, credo, una decina di... Ecco, bravo, vedi? Non mi ero mica accorto per la velocità, purtroppo, qui si vede l'età. Andiamo avanti. Ecco, sono andato a vedermelo il ponte. Mi hanno intervistato. Quel progetto che vi ho fatto vedere prima è passato alla televisione, a TV7, alla 7. Dopodiché c'è stato il silenzio assoluto e hanno silenziato anche il giornalista che mi ha intervistato. Vabbè, andiamo avanti. Ipotesi di crollo, se ho ancora 5-6 minuti. Ecco. Allora, dunque questo è stato svolto da Michele Granata, che è un PhD che ho fatto io di Palermo, un ragazzo bravissimo che dopo un bel po' di anni è riuscito faticosamente ad avere un posto di ricercatore a tempo determinato, quello che adesso con la nuova riforma che arriverà non so cosa succederà, ma io sono poco fiducioso che si risolvano i problemi, ma comunque un ragazzo bravissimo col quale ho alcune collaborazioni.
Allora, io vi dico che cosa c'è effettivamente, perché io ho accettato 2 anni fa di difendere un imputato. Prima ho rinunciato perché non volevo, volevo mani libere per insultare anche i giudici, se era il caso, cosa che ho fatto, perché poi, ma naturalmente non c'è stato seguito. Ho fatto anche un esposto alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, ma non gliene frega niente a nessuno. Se l'arco costituzionale e oltre l'accordano, va tutto bene in Italia, finché qualcuno non ci mette il naso. Comunque, la cosa più eclatante di quel ponte è una: penso che sappiate che il cemento armato precompresso con i cosiddetti cavi scorrevoli, che è quello che usava sostanzialmente Morandi, con dei dispositivi di ancoraggio molto precisi, imponeva, non prevedeva, imponeva naturalmente l'iniezione delle guaine. Bene, il ponte per la parte crollata, cioè la pila 11, almeno nel 50% non aveva le iniezioni. Cioè non sono stati iniettati i cavi, anzi le guaine, per cui i cavi erano scoperti, ma non c'è stato un problema grosso di corrosione, perché sostanzialmente 50 anni, perché era completamente tutto sigillato. Il problema è un altro, vi faccio l'esempio: se voi dovete entrare qui, un chiodo, perché un chiodo entra? Perché ha la punta piccola, se voi lo allargate un pochino, perché non punzoni, deve esserci una superficie. Del resto lo sappiamo, perché se andiamo sulla neve abbiamo bisogno delle ciaspole, no, pure gli sci, altrimenti affondiamo. Beh, se non è iniettata la parte, soprattutto quella di attacco dell'innesto, voi vi trovate che nel tempo gradualmente questo entra, perché punzona. Se entra, naturalmente si riduce significativamente la precompressione, che si basa sul fatto che io comprimo, prendete 5 libri, li bloccate lateralmente, li portate in giro, mollate un pochino, vi cadono. Tanto per capire, io ho insegnato agli architetti, quindi scusatemi, uso un linguaggio molto comprensibile per gli architetti e molto censurabile per gli ingegneri, ma tanto in cattedra ci sono andato, quindi posso anche, come dire, sparare qualche stupidaggine che nessuno vi può dire niente, perché il giorno dopo che è andato in cattedra può dire quello che vuole, non sarà mai usato contro di lui, ma magari contro gli allievi sì. E il problema quindi sta lì, secondo me. Questo fatto comporta che lungo l'impalcato, che ci sono questi cavi, adesso non entro nel merito ma li abbiamo proprio esplorati, e qui vedete un attimino, abbiamo fatto le verifiche, crolla il tirante, crolla sotto, alla fine noi abbiamo ritenuto che è molto più probabile che sia crollato l'impalcato, e contemporaneamente però si è innestato un meccanismo per cui si è rotto anche il tirante. Ma il tirante non si è rotto perché c'era insufficienza lungo il tirante, perché Morandi, che era un grande pensatore, aveva dei coefficienti di sicurezza, sapendo che poi l'esecuzione poteva non essere quella, perché il coefficiente di sicurezza è un coefficiente di ignoranza, meno sai, più ampli coefficiente. Il problema grosso sta negli attacchi. Perché? Perché gli attacchi non erano sufficientemente protetti, perché lì poi tra l'altro hanno fatto un bel po' di pasticci sistemati malamente, sia da una parte che dall'altra. Quindi, e qui vedete, adesso non entro nel merito, ma insomma si fa vedere che le cose, ecco qui, i soliti colori che a noi fanno molto piacere, perché ci fa vedere immediatamente gli stati tensionali, che sono la cosa che a noi fa andare in visibilio. Ecco, perché vedete, la precompressione non è data solo dai cavi, ma è soprattutto dalla componente orizzontale dei tiranti. Quindi se a un certo momento allenta, perché qualcosa è successo anche sul piano dell'attacco, ovviamente anche sotto c'è una specie di riduzione di compressione. Oltretutto i fenomeni di fluage, che all'epoca erano poco conosciuti, invece si sono rivelati particolarmente eclatanti. Se pensate che la corrosione esterna non era così grande, pur essendo uno degli ambienti da un punto di vista della durabilità più esposti, perché a pochi chilometri di distanza, un paio mi pare, 2 o 3, c'è il mare e col vento che batte, questo la dice lunga sulla capacità di Morandi di immaginare la sua struttura. Però a un certo momento lui ha detto: vabbè, c'è qualcosa. Lui non lo sapeva che non avevano iniettato, ma non lo sapeva quasi nessuno, oppure chi sapeva taceva per velocità.
e non erano in grado di verificare se non con elementi di tipo distruttivo. Allora il Polcevera non si poteva toccare perché politicamente nessuno aveva il coraggio di prendere la decisione di chiuderlo. Bisogna anche dire questo. Andiamo avanti. Questo è in inglese perché poi è una presentazione che ho fatto all'estero e qui si vede, ho cercato di simulare. Vabbè, io qui non ve lo racconto, però eccolo qua. In realtà appena è iniziato il processo e sulle ipotesi di crollo la discussione è tutt'altro che esaurita. Quel che è certo è che sono stati rilevati difetti esecutivi, soprattutto in relazione alla mancata iniezione molto generalizzata delle guaine dei cavi di precompressione, in particolare nelle zone di ancoraggio. Di questo non parlano tanto, però vi posso dire una cosa. Più di tanto non posso dirvi, perché ovviamente devo difendere una persona che peraltro va difesa esclusivamente per i ruoli che ha avuto nel passato, perché se a un certo momento uno viene più o meno cacciato via perché cerca di fare il suo dovere e non appena sono arrivati i privati il quadro è completamente modificato, però una cosa va detta, che quando hanno fatto sto lavoro era tutto in Italstat e quindi lo Stato, quindi il Ministero. Secondo, quelle cose non erano visibili, quindi qualcosa è già emerso, parliamo quindi di vizio occulto. Terzo, bastavano 4 o 5 mesi e avrebbero concluso la gara d'appalto per 27 milioni di euro per sistemare sostanzialmente i tiranti. Qualcuno dice, visto che avevano sistemato i tiranti sulla pile 9, con un intervento orrendo da un punto di vista architettonico, uno schifo, veramente uno schifo. Lì non c'è stato nessuno che abbia avuto il coraggio di dire: beh, ragioniamo un momento, si poteva fare. Tra l'altro, il progetto che avevano previsto, mentre i cavi sistemati nella pila 9 erano stati esautorati praticamente, cioè è come se non ci fossero, quelli previsti nella sistemazione della pila 11 lavoravano in parallelo, che è la cosa più intelligente, cioè praticamente vai a sistemare il punto che sta male. Cioè, se mi faccio male un gomito, non è che mi prendo tutto il braccio e lo sostituisco, cerco di mettermi magari un piccolo gesso, qualcosa, dico poi tra l'altro il giuramento di Ippocrate, ho parlato anche di questo, vai, lo salvi, perché questo non è un ponte, è un monumento. Ovvero non lo era, ecco perché parlo di ponticidio. Quindi quello che io penso che sarà che finirà male, come avete visto poi, dicevo, mandiamo via i Benetton, gli hanno dato 8 miliardi. Il Ministero c'è dentro fino al collo, gli ispettori non hanno fatto le ispezioni, erano praticamente, non dico a libro paga, ma certamente incaricati di fare qualche collaudo e raddoppiavano lo stipendio attraverso questa cosa. Ma poi è il controllato controllore, oltretutto, e questo ve lo posso dire, Atlantia, guardate la catena di responsabilità, Atlantia, ASPI, cioè Autostrade, SPEA. È chiaro che a un certo momento, se io devo fare carriera, come dire, a secondo i desiderata del mio padrone, ergo, e qui ci sono le intercettazioni, hanno anche taroccato diciamo, i quadri di riferimento, ma non è così essenziale. Oggettivamente, questo ne facciamo mea culpa, e qui veramente chiudo, non siamo stati in grado di valutare il rischio che effettivamente era intrinseco a quest'opera, ma non è un problema di Morandi, anche perché lui aveva messo anche degli elementi aggiuntivi, è proprio un problema di avere sottovalutato la parte costruttiva di cui si sono reperite finalmente le foto, mandandole a cercare negli archivi. Comunque il progetto era stato validato, Fabio Brancaleoni ci ha messo il naso, è una persona straordinaria, io lo dico, secondo me il migliore progettista che abbiamo in Italia in questo momento, a pari merito con Petrangeli, e non voglio togliere nulla a Petrangeli ovviamente, però insomma oggettivamente è lui. Io credo di avere sostanzialmente finito, ho usato della vostra pazienza e vi ringrazio di questa vostra disponibilità ad ascoltarmi. Naturalmente noi ringraziamo te, Enzo, per questo resoconto molto appassionato anche. Mi emoziono ancora oggi, lo devo dire. Dico e mi commuovo anche. Io spero che poi ci sia qualche domanda alla fine. Beh. E adesso farò un intervento, ma molto breve, molto più breve di quello dei miei colleghi, che durerà circa un quarto d'ora, dopodiché mi sposto. Naturalmente io spero che i nostri invitati siano disponibili.
Ringrazio anche la professoressa e amica Marzia Marandola, che ci conosciamo da molto tempo, per avermi fornito questa meravigliosa fotografia di cantiere, che esprime proprio, è emblematica non solo di un'opera, ma di un'intera epoca, di un intero paese che stava crescendo, stava salendo verso il futuro e pensava che questo futuro sarebbe stato senza alcun problema. Io però vi chiedo la pazienza. Visto il piacere di sentire direttamente cosa ne pensava Morandi del suo ponte. È determinato da una Morandi lo sta descrivendo, non mi sovrapporrò a lui. Immaginiamo che questo sia il piano della fondazione. Su questa grande A, a un certo momento esiste il piano dell'impalcato, cioè il piano dove scorre il traffico, e da questa grande A si dipartono i tiranti. Nell'altro senso, sezionando adesso, facendo questo, chiamerei una vista longitudinale, facendo una sezione trasversale, questa grande A prende naturalmente una forma di questo genere qui, perché nell'interno dell'A viene inserito l'impalcato che costituisce il ponte, e naturalmente gli due elementi si debbono aprire, perché l'elemento non deve rappresentare, non deve determinare ingombro al libero. È una semplificazione, lui omette i cavalletti inferiori. L'ingegner Morandi ha la cattedra per la costruzione dei ponti presso l'Università di Roma. I ponti sono quindi il suo dialogo quotidiano. Ce ne sono un po' in ogni parte del mondo. In Italia ci piace ricordare quello che collega Genova con l'autostrada di Savona, perché assomiglia a quello di Maracaibo. Ha tre maestosi piloni a forma di A, l'inconfondibile firma di Morandi. Sembrano navi in porto. Sono leggeri e armoniosi, con tutti quei loro tiranti aerei che sembrano non compiano alcun lavoro. A proposito, ingegner Morandi, questa che è la lavoro parte fanno? Più interessante. Beh, io direi che i tiranti, che la A rappresenta l'elemento di appoggio, l'elemento di innesto dei tiranti. Questi tiranti qui sopportano per esempio tutta questa parte, se questa è la metà del ponte, poi c'è l'altro mezzo ponte, questi tiranti per esempio tutto il peso di questa parte qui del ponte è portato dai tiranti, questa parte qui è portato da una delle gambe delle A, quest'altra parte dall'altra gamba delle A e quest'altra parte dall'altro tirante. Quindi da questo si vede chiaramente che praticamente la mia luce io l'ho divisa in quattro parti, una parte portata dalla pila, dalla gamba, dalla A, una parte portata dal tirante, l'altra parte dall'altro tirante, l'altra parte portata dalla gamba. Quindi praticamente io tutto il carico che mi sarebbe gravato su questi elementi qui, vero, li porto per metà sul tirante, che poi a loro volta a mezzo del tirante finiscono poi per gravare sulle fondazioni. Bene, questa è sufficiente la spiegazione, possiamo cominciare, e penso che Morandi, la voce di Morandi sia molto più autorevole della mia per spiegare questo concetto attraverso il suo diagramma statico. In realtà Morandi ha eliminato tutta una parte inferiore a queste antenne a forma di A, si chiamano cavalletti, perché la travata, l'impalcato del ponte dove materialmente corrono auto e camion, non appoggia sulle A, le A sono indipendenti, ma appoggia su una stilata a cavalletto, quindi un supporto completamente indipendente che ne regge la parte centrale. Possiamo andare avanti. Il ponte, due parti. Notizia proprio metrica: il ponte il viadotto è lungo più di 1100 metri, comporta 25 pile in calcestruzzo, e la parte più fragile, la parte più importante, la parte anche più bella è determinata da quattro campate che sono rette da tre grandi pile in cemento armato, parzialmente in precompresso, con un sistema cosiddetto strallato, ovvero sia una parte della travata è letteralmente appesa a delle funi che vengono esclusivamente tirate. L'altra parte, la parte centrale, invece poggia su questi grandi cavalletti che vengono sollecitati a compressione. Qui vedete una storica immagine
questo è anche commovente, è Morandi che cerca di spiegare il funzionamento del sistema omogeneizzato bilanciato in cemento armato precompresso al Presidente della Repubblica, al Ministro Taviani, al Ministro dei Lavori Pubblici Mancini e al Sindaco di Pedulà, che hanno delle facce molto perplesse perché probabilmente non stanno capendo niente, perché è una cosa effettivamente molto complessa da comprendere. L'appalto concorso è del 59, il cantiere viene sviluppato tra il 1963 e il 1967. C'erano già Mina e Adriano Celentano. Ed è una grande festa per la nazione, una grande festa della nazione, perché questo ponte è proprio l'arco di trionfo della motorizzazione nazionale. Finalmente un paese così povero può comprarsi la macchina, può andare in vacanza, può andare a trovare la nonna nel paesino. È una gioia, è la gioia della libertà e della ricchezza. E la Domenica del Carriere, già il professor Siviero giustamente ha notato, pubblica 3 anni prima della conclusione dei lavori una celeberrima e bellissima copertina in cui questa gioia di vivere, che è tipicamente italiana, che sì, ovviamente ricompare al momento della inaugurazione del ponte, che coinvolge 2 ministri e un Presidente della Repubblica, quindi qualcosa di estremamente importante, questo ponte rappresenta l'intero paese, l'intero dopoguerra, l'intero boom economico, qui in questo caso interpretato da una delle macchine più tristi di tutti i tempi, si chiamava la Fiat 1100. Quindi la concezione del ponte Morandi dal punto di vista statico è molto semplice. Come vedremo, è estremamente complessa la sua realizzazione. Vi dicevo che le pile centrali scavalcano le campate più ampie, che sono di circa 208 e 203 metri di ampiezza, che per un ponte in cemento armato sono campate piuttosto impegnative. La cosa più interessante, ecco, quando vi parlavo del cavalletto, è questo il cavalletto a cui viene appoggiata la parte centrale della travata, questo qua, ed è indipendente in realtà dall'antenna. Morandi non l'ha disegnato per semplicità, voleva ulteriormente elementarizzare il suo diagramma statico. La parte più anomala, indubbiamente, sulla quale sono state poi portate le attenzioni anche degli inquirenti, è quella sicuramente degli stralli. Gli stralli sono delle funi, sono parti esclusivamente tese, tirano. Morandi però li ricopre, queste funi in acciaio, li ricopre con un rivestimento in cemento armato, che lui ritiene un rivestimento impermeabile, inscalfibile, un rivestimento che non avrebbe mai potuto essere intaccato, fosse anche in una atmosfera così ostile come quella di Cornigliano, dove è stato costruito questo ponte. Sta a 2 km e 400 metri dal mare ed è costruito in una zona industriale dove nel 1953 era stata costruita Little Cedar, addirittura quella che sarà chiamata poi Little Cedar, una delle più grandi fornaci per produrre acciaio del mondo. Lui aveva una grande fiducia. Ovviamente, come voi saprete, io parlo adesso non ovviamente ai professori o ai tecnici, ma ai dottorandi e al resto dell'uditorio, il calcestruzzo non regge a trazione, quindi è una operazione estremamente artificiosa. Allora, che cosa inventa Morandi? Inventa un sistema molto, molto geniale, che è quello di precomprimere il solo rivestimento in calcestruzzo, per cui queste funi gialle, questo è un disegno schematico molto efficace del New York Times, le funi gialle sono sempre tese e servono a reggere un lembo della trave, mentre invece le travi grigiastre, mettiamolo così, servono a precomprimere questo rivestimento in calcestruzzo in modo che anche alla massima dilatazione calcolabile, preventivabile di questi tiranti, perché qualsiasi corpo fisico si dilata se soggetto a sollecitazione, anche nel caso più sfavorevole, il calcestruzzo era talmente precompresso che sarebbe rimasto parzialmente compresso, non sarebbe mai stato tanto, non sarebbe mai stato teso in nessuna sua fibra. Questi sono disegni originali invece di Morandi, in cui si vede che questo sistema, come è confermato da questa ricostruzione, che è abbastanza fedele, però ha una necessità. La necessità è quella di
affastellare, avvicinare molto tra di loro queste funi, perché c'è bisogno di molto acciaio e lo spazio non è tanto, e quindi queste funi sono molto ravvicinate l'una all'altro, in particolare una zona sulla quale si è addensata poi l'attenzione dei tecnici e anche degli inquirenti, che è questa, la sella, la zona sommitale, è la zona più esposta alla pioggia, è la zona sicuramente più esposta al degrado. Andiamo avanti. Bene, al Ponte Morandi sono state portate delle critiche, io non entro nel giudizio se siano vere o false, alcune però sono effettivamente oggettive. Si tratta adesso di analizzare queste critiche, che significato abbiano. Ecco, io le chiamerei più che altro punti deboli o vulnerabilità. Sono delle scelte, come vedremo, di Morandi, non sono dei caratteri che a Morandi sono sfuggiti. Morandi li conosceva benissimo e sono, come vedremo, anche comuni a moltissimi altri ponti, soprattutto di quell'epoca. Quindi si trattava di, come dire, debolezze che però Morandi sicuramente aveva calcolato. Però esistono e bisogna sicuramente puntualizzarle una per una. Allora, innanzitutto una mancanza di ciò che gli inglesi chiamano redundancy, cioè ridondanza. Lo diceva il professor Siviero in altri termini, esternamente è isostatico questo ponte. Che cosa significa? Significa che se malauguratamente uno strallo dovesse cedere in qualsiasi suo punto, gli altri stralli non sarebbero in grado, come infatti non sono stati in grado, di sopportare il carico residuo. Questo non accade in tutti i ponti. Vi faccio vedere un ponte strallato che è stato costruito pochi anni prima, 1953-55, è un ponte in acciaio, siamo a Strömsund in Svezia, e come vedete non c'è una sola coppia di stralli, lo strallo è tutta questa struttura, e questo io lo chiamerò tirante. Le coppie di stralli non sono soltanto due, sono quattro, il che porta il numero dei tiranti a 8. In sostanza questo ponte ha 10 appoggi. Se dovesse cedere una fune, molto probabilmente il ponte resisterebbe. C'è una redundancy, una ridondanza strutturale, che consente di far fronte a qualsiasi incidente. Se metti caso, io lo dico sempre, il professor Bonaccorso, che va in giro con una cesoia e taglia i cavi, perché bisogna lasciarlo negli atti, lui lo fa queste cose, io l'ho visto tante volte, nel caso in specie non provocherebbe probabilmente il collasso, e dei ponti costruiti immediatamente dopo portarono, che si resero conto del problema intrinseco di ogni ponte strallato, portarono le coppie degli stralli da 4 a 6, quindi tre volte quelli che erano il ponte Morandi, il Severin Brücke a Colonia e il Theodor Heuss Brücke a Düsseldorf, tutti ponti degli anni 50. Un altro punto debole, speriamo che questo possa andare via, questa i teologi medievali avrebbero definiti experimentum in corpore nobili e non vili. Il ponte Morandi è il primo ponte costruito con un sistema di stralli ricoperto in calcestruzzo precompresso. Lo stesso Morandi l'aveva proposta questa soluzione per l'imponente viadotto, bellissimo viadotto di Maracaibo, ma le ditte tedesche incaricate della costruzione, assegnatarie della costruzione, mandarono i progetti negli Stati Uniti, furono esaminati, dissero: il sistema funziona, però noi non sappiamo cosa succederà fra 10 anni. Questa è la risposta che hanno dato a Maracaibo. Allora le ditte tedesche si sono rifiutate di costruire questo sistema e hanno realizzato un sistema di funi di acciaio a vista, e esponendo l'acciaio evidentemente alla corrosione, d'accordo, ma rendendo possibile due azioni che il ponte Morandi nella pratica non consente, ovvero sia la ispezionabilità dei cavi e la loro eventuale sostituzione. In effetti nel 1979 si verificò la rottura di alcuni cavi delle funi di strallo del ponte di Maracaibo, ma se ne accorsero subito perché sono a vista, e quindi provvedettero alla loro sostituzione senza chiudere il ponte al traffico
e 3 anni dopo il ponte era di nuovo perfettamente operativo. Andiamo ancora avanti. Un terzo punto debole, ne abbiamo parlato appena adesso, è proprio la impossibile ispezionabilità delle funi dei tiranti, in realtà anche quelle della travata in precompresso, ma questo è comune a tutte le travate in precompresso. Non puoi fare una travata in precompresso che sia ispezionabile. Il tirante invece, se è soltanto un fune, una fune d'acciaio, questo è possibile. Ora, questo che voi vedete sono dei sondaggi eseguiti nel tempo da Autostrade Spa, come erano stati eseguiti nel 1992 quando fu eseguito il retrofit della pila 11, che è quello giustamente contro il quale il professor Siviero si scagliava perché è bruttissimo sì, però ha risolto la situazione. E l'unico modo per ispezionare i cavi è quello di fare una breccia, è distruttivo, non ci sono altri modi. Ora qui sono segnalati i punti in cui sono stati eseguiti questi test, e questo è particolarmente reso evidente, no, ne parliamo nella prossima diapositiva, che è questa, se no mi mancavano le immagini. Quarto ed ultimo punto debole, è un punto debole cantieristico, e realizzare una struttura in precompresso, prima abbiamo visto una bellissima fotografia che rendeva molto, che io non ho più ritrovato, l'avevo vista su internet ma non l'ho più ritrovata. Realizzare in precompresso, quindi una struttura continua, addirittura omogeneizzata, un elemento di oltre 90 metri posto in diagonale, dal punto di vista cantieristico negli anni 60 è difficile. È difficile perché lascia troppo spazio alla imperizia non tanto degli operai quanto delle imprese e dei subappaltanti, che sono tremendi. E i cavi, come vedete, sono molto fitti, sono molto ravvicinati tra di loro, e il principio fondamentale del precompresso, ne ha accennato il professor Siviero, è quello della coesione fra l'acciaio e il calcestruzzo, che si ottiene attraverso un'iniezione di cemento, in questo caso post tensione. Se il cemento che entra nelle guaine non è bene a contatto e col ferro e con il precedente concio di calcestruzzo, questa coesione può venire meno e può indebolire la struttura. Dal punto di vista cantieristico, particolarmente il professor Vicche nel 1992 disse: no, attenzione, questo modo di gettare il calcestruzzo non era affidabile, è lo stesso motivo per il quale il ponte di Maracaibo non è stato accettato. Quindi questo è, diciamo, i punti deboli, e devo dire questi punti deboli mi sembrano abbastanza oggettivi. Adesso io, magari il professor Siviero non sarà d'accordo, però che manchi di redundancy sta nel suo diagramma statico, che si tratti della prima opera costruita con un sistema così geniale ma anche così azzardato, per luci che superano i 200 metri, che renda impossibile l'ispezionabilità delle funi e che rendeva estremamente difficoltoso il getto di precompresso su degli elementi così snelli e così lunghi, a me sembrano fatti oggettivi. Tutti i punti deboli che sono stati, sono inventati da me, sono, diciamo, stati segnalati dalla letteratura, particolarmente dalla letteratura straniera, notate, riguardano gli stralli. Questo l'abbiamo già visto, quindi possiamo andare avanti. Adesso vi faccio vedere una cosa che è importante: come è crollato il ponte Morandi. Allora andiamo direttamente al secondo più importante, vi chiedo un minuto, anche meno, perché è molto rapido. Andiamo al secondo 36. Sta per passare un camion, vi dico già quello che succederà, faccio uno spoiler. Eccolo qua, passa il camion, mi fermo. Non mi fermo, ve lo faccio rivedere adesso invece momento per momento. Eccolo qua, già ci siamo. Passa il camion, avete notato il cinematismo? Ve lo faccio rivedere, ora si vede meglio, vedete? Si è abbassato il ponte. E dove si è abbassato? All'altezza dello strallo. Attenzione, perché non è solo questo strallo. Vado un po' più avanti.
Indietro, eccolo. In contemporanea crolla anche l'altro, in simultanea. Quindi non può essere la trave tampone che è caduta. Se è in due travi tampone che crollano simmetricamente, è un evento da come se adesso cascasse un... È chiaro che c'è stato un cedimento. Ora, dove è avvenuto questo cedimento? Vi faccio vedere questa immagine. La pila inferiore, il famoso cavalletto, faccio anche rivedere, sembra assolutamente fermo, non muoversi. Poi a un certo punto naturalmente crolla. E c'è un momento nel quale, vedete, la travata si spezza poco oltre il vincolo. Eccolo qua. Non so che sta succedendo, ma sono un po' preoccupato. Sono veramente molto preoccupato. Notate lo strallo che si spezza per il peso proprio e si porta appresso, facendolo ruotare, l'antenna. Io non sono un tecnico, ma secondo me è possibile che a cedere sia stato quest'altro strallo e che quindi il vincolo imposto dallo strallo anteriore si sia portato appresso uno spigolo di quest'antenna che non è controventata, quindi non ha potuto resistere in alcun modo. Il resto, insomma, l'avete... ve lo faccio rivedere adesso a velocità che è già rallentata e notate la simultaneità soprattutto del cedimento di entrambe le... Eccolo qua. Questo ha fatto pensare gli esperti del ministero, ma ripeto, io non sono un esperto, non sono in grado di stabilirlo, che la causa del cedimento fosse dovuta agli stralli, che erano del resto risultati estremamente ammalorati già dalla relazione del 1990, dalle relazioni plurale del 1992. Vi faccio rivedere un fotogramma del filmato di Morandi. Morandi, guardate come ha diviso questa trave, l'ha divisa in quattro. Ora, il cedimento della travata avviene quasi esattamente dove Morandi aveva stabilito la divisione in tronchi della sua travata, come se lui avesse previsto il modo che avrebbe avuto questa travata di ritornare un sistema cinematico e non più statico. Ma, ripeto, posso fare un commento? Sì. Può essere utile. Io se vengo così posso chiedere una cosa, possiamo farlo dopo a finale? Sì, 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 no, ma riguardava la modalità, era solo per dire, era solo per dire che in corrispondenza di quegli elementi, i cosiddetti cavi cappello. Dove però, se posso indicarlo, perché sennò non... Sì, sì, è proprio nel punto di... dove ecco qui, il secondo, da sinistra. Questo? Quello. Sì, esattamente. Sì. In quel punto lì, i cavi cappello non vanno avanti. Cioè, praticamente finisce la precompressione e a questo punto manca la, diciamo, la componente flessionale dell'acciaio, perché non c'è più precompressione e non c'è sufficiente armatura, chiamiamola lenta, si chiama così, per andare avanti. Tutto qui. Dopodiché non è che io dico che è crollato per l'impalcato, io dico che è molto presumibile che quella sia una componente importante che sia tirata dietro questo, ma no, cioè non voglio... No, io non voglio creare dentro, condizioni per cui... Io mi sono limitato a esporre in maniera visiva quello che è il pensiero dominante dei periti, da come l'ho capito io. E adesso passiamo alla seconda rapida parte, perché le scelte di Morandi in realtà possono essere considerate un effetto di una incompetenza, ed è l'ipotesi più cretina e idiota che si possa fare, soprattutto dopo aver assistito alle relazioni che mi hanno preceduto. Morandi era un genio ed era una persona estremamente esperta. Questo ponte l'ha costruito che era più vecchio di me, cioè quindi aveva un'esperienza che ultra trentennale. E vorrei escludere da questa parte anche ogni giudizio di carattere morale, giuridico, eccetera. Io non voglio parlare di questo perché appartiene ad altre competenze. Io sono uno storico dell'architettura e mi sono chiesto, ma il ponte e anche queste scelte morandiane
possono essere viste da un punto di vista storico come emblematiche di qualcosa d'altro, cioè emblematiche di una cultura che va oltre il Polcevera e va anche oltre la figura di Morandi stesso. Ora, io ho scelto dei brani che sono in fondo simili e compatibili con quelli che vi ha fatto leggere, che vi ha letto la collega Marzia Amarandola. E questa è un'intervista del 1986, questo materiale lo lasceremo online, quindi potrete anche aprirvela e sentirvela. Vi consiglio di aumentare la velocità del doppio, perché Morandi è molto vecchio, parla lentamente, insomma aumentate un po' la velocità, se no non finite più. Lui invitava a scendere immediatamente nel dettaglio tecnico. Non si può concepire un'opera del genere senza immaginare contemporaneamente quale sarà la tecnica, meno a livello di massima evidentemente, quale sarà contemporaneamente la tecnica adatta a realizzarlo. Non è possibile farlo. Questa è un'idea che condivideva con due personaggi storici, sono un storico dell'architettura moderna, cioè rinascimentale e barocca. Uno si chiamava Antonio da Sangallo, l'altro si chiamava Francesco Borromini, cioè sono quelli che non sono in grado di disegnare se non esecutivi, non sanno disegnare altro. Si esprime in maniera un po' diversa in questa intervista, ma la sostanza è la stessa della commemorazione di Pierluigi Nervi del 79, qui siamo nell'86. Non è vero che tutto quello che sia staticamente corretto è bello, dice Morandi, non è vero. Questo era ciò che idealisticamente sosteneva Nervi, e probabilmente non ci credeva manco lui, ovviamente, se no non avrebbe fatto le strutture che faceva. Dice, a un certo punto interviene una scelta, e questo è molto importante, un processo di scelta che è esclusivamente del progettista. Quindi quelle del Ponte Morandi sono scelte consapevoli che hanno portato a questo risultato. E il clima culturale, io ho immaginato che il Ponte Morandi possa essere preso come episodio, come emblema di una corrente culturale molto più estesa, si chiama elementarismo, che percorre gran parte, non tutta, ma gran parte della cultura occidentale del Novecento. E volutamente, accanto a opere in cui questo elementarismo, poi vedremo come poterlo definire, possiamo chiamarlo anche minimalismo, possiamo chiamarlo essenzialismo, come vi pare, a parte opere di arte figurativa, ho voluto aggiungere anche una poesia di Ungaretti che agisce su questo tema della semplificazione, e soprattutto ovviamente uno spartito di Anton Webern. Questa è l'opera 10, il quarto concerto dei cinque concerti del 1913. L'elementarismo si basa su un valore che è quasi un valore concettuale ma anche morale, ovvero sia che la perfezione si raggiunge nel semplice, che era un'idea già antica, pitagorica, platonica, ma che tutto sommato si era persa nei secoli. La perfezione è nel semplice, la perfezione è l'elementare. E dal punto di vista linguistico, come si ottiene l'elementarismo? Semplicemente arrivando a un punto di minima espressiva, oltre il quale, riducendo ulteriormente il segno, non ottieni più alcuna espressione, cioè praticamente il linguaggio si annulla. È come una funzione matematica che assume il suo valore più alto proprio al limite del suo campo di validità, oltre il quale la funzione matematica non ha più nessun valore. L'elementarismo percorre la cultura novecentesca, come una forma di estetica che riguarda tanti campi del pensiero umano, perché il pensiero umano ha sempre una componente estetica, la scienza ha una componente estetica, si parla di dimostrazioni eleganti, no? Sono le dimostrazioni che richiedono il minor numero di passaggi, ce l'ha la politica. Nel bene e nel male, i regimi totalitari novecenteschi sono stati definiti delle grandi sovrastrutture estetiche, è vero, no? Che tendono a semplificare la società. E quindi questo fenomeno è veramente un fenomeno macroscopico che in architettura assume particolari caratteri. Il motto miesiano, il meno e il più, less is more, non è una petizione di gusto, cioè lui dice una cosa semplice, io mi metto la camicia bianca, no, io me la metto a fiori, direbbe mia figlia, che è molto floreale. No, questa è l'adesione a un totem culturale, qualche cosa di molto più profondo, che ha risvolti anche morali, il risparmio del materiale, il risparmio delle risorse, c'è ancora oggi. È anche concettuale, la forma più semplice è la più bella, perché l'idea più semplice è l'idea più bella. E
però c'è un problema che riguarda anche Morandi, ma non riguarda solo Morandi, ovvero sia, per ottenere un aspetto elementare c'è bisogno di un grande lavoro, di una grande artificialità, perché la realtà sociale, la realtà degli uomini, la realtà della natura non è semplice, è complessa. Lasciamo perdere questo esempio, non abbiamo tempo, però guardate questa sedia è molto famosa, l'ha disegnata Eero Saarinen, grandissimo architetto e designer, l'aveva pensata per la ditta Knoll come un'unica colatura di vetroresina. Era una sedia economica, elementarista nella forma, era come sedersi sopra una corolla di tulipano, come vedete, ed era una sedia leggera, moderna, elementarista. Poi si accorsero che sopra i 50 kg il piede si troncava. Al terzo quarto femore rotto hanno deciso di armare questa sedia, che sembra così eterea, elementare, di una struttura in presso fusione di alluminio. Risultato: la sedia leggera pesa 16 kg, la sedia costruibile con una sola colata di vetroresina, in realtà è una sedia composita che richiede molte ore di produzione, una produzione estremamente complessa. Quanto riguarda l'economicità, lascio a voi vedere su internet quanto costa una sedia Tulip di Eero Saarinen. Non vi voglio rovinare il finale, se avete $1,600 potete comprarne una. Allora, passiamo adesso alle strutture, andiamo a concludere, poi spero ci sia qualche domanda. L'estetica strutturale moderna si fonda sulla semplicità concettuale della statica, proprio il Novecento è questo, la semplicità e la ostentazione di questa semplicità. Io faccio vedere due esempi, il grande Eugène Freycinet, il Pont de Saint-Pierre du Vouvray, 1921-23, no? Questo è un ponte appeso a degli archi, è stradossato. O il grande Robert Mylart, questo è uno svizzero, il Salginato Bellbrücke, mamma mia che nome, a Schiers. Sono due modi diversi di interpretare una struttura a ponte in cemento armato, ma in entrambi i casi sono molto diversi, sono antitetici dal punto di vista statico, ma in entrambi i casi tendono a ostentare il proprio modello, appunto, statico, teorico, il disegno di base. Ma per ottenere questi risultati bisogna utilizzare, abbiamo visto prima nelle relazioni che mi hanno preceduto, degli accorgimenti tecnici e materiali sofisticatissimi, per cui paradossalmente nell'elementarismo il massimo della elementarietà si raggiunge spesso con il massimo della artificiosità, come avviene poi spesso. Non è un male, è semplicemente una constatazione. Artificiosità che diventa ancora più elevata nel momento in cui lo stesso Jean Freycinet brevetta nel 1928, dopo anni di esperienza, il béton précontraint, che significa il cemento armato precompresso. Io spero che voi sappiate, soprattutto gli studenti che vedo qua, non mi preoccupo neanche tanto dei dottorandi, ma vedo qualche studente eroico, reduce da viaggi ad Amsterdam, che avrebbero stroncato chiunque altro, lui è l'unico sopravvissuto. Il cemento armato precompresso consiste appunto nel comprimere il più possibile il calcestruzzo, in modo che questo calcestruzzo entri il più tardi possibile, con la maggiore sollecitazione possibile, e raggiunga il suo limite di resistenza alla trazione, che è praticamente zero, in modo che sia sempre compresso sostanzialmente, non ci siano fibre mai tese. Questi sono i disegni anche un po' patetici, no? Fanno un po' sorridere, sembra gli antenati, e questo è un ponte costruito da Freycinet, uno dei cinque ponti sulla Marna, siamo al 1949, in precompresso. È una tecnica che si sviluppa in Francia, ma presto i tedeschi sono fatti così, sono tremendi, hanno il sopravvento dal punto di vista tecnico, e una delle ragioni che porta, non la più importante, però c'è questa componente, ve la devo dire, per onestà, una delle componenti che porta Morandi a utilizzare una struttura così bella e così visionaria è anche il confronto con la normale produzione in ponti precompresso delle ditte tedesche. Questo è il Bendorfer Brücke, il ponte di Bendorf, che lui chiama Benford,
nella sua relazione sull'industria italiana del cemento del 1967, ma in realtà è Bendorf, è proprio citato espressamente un ponte in precompresso, ma lui dice: a parità di luce, la quantità di ferro per metro quadrato del mio ponte è di un terzo rispetto a quello dell'odiato nemico tedesco. Oh, lui era ricercato dai tedeschi, quindi qualcosina gli era rimasto qua, eh? Parliamoci chiaro. E questa, c'è questa componente emulativa che vedeva, che porta gli uomini a cercare di raggiungere dei primati anche nazionali, insomma, intesi non soltanto a livello personale ma anche come personalità. Sto finendo. Quando lui, non vi starò naturalmente a leggere tutto questo testo, ma quando lui descrive molti anni dopo, nel 1980, la sua opera e parla del viadotto sul Polcevera, lui che ha sempre tenuto, anche nell'intervista dell'86 lo ripete, lui dice: io ho sempre guardato al paesaggio, l'abbiamo visto poi nelle fotografie del professor Siviero, è vero, no? Lui imponeva la sua opera e la modellava sul paesaggio, a Fiumarella, a Catanzaro, no? È evidente. E quando parla del Polcevera è interessante perché usa tre volte l'aggettivo potente nella stessa frase. È strano perché lui era, secondo me, ha fatto il liceo classico, si vede come parlava e da come scriveva. È difficile che tesca una cosa del genere dopo aver fatto il liceo. E quindi evidentemente era un aggettivo, un attributo che lui non controllava, questa cosa dell'idea di potenza, una sorta di Wilhelmsmarkt territoriale addirittura di queste grandi strutture in cemento armato. Però, diciamo, senza fare psicologismo facile, la frase più interessante è questa. E quando lui parla del Polcevera, citando anche il Maracaibo, dice: è da notarsi fin da allora, fin dai tempi del Maracaibo e del Morandi, che sono quasi contemporanei, uno segue l'altro, l'aspirazione alla semplificazione e la ricerca della essenzialità delle linee, che è esattamente quello che abbiamo veduto, l'interpretazione di questo totem culturale novecentesco, che non c'è nell'Ottocento. Io vi metto a confronto il ponte di Morandi con il suo diagramma statico con il ponte sul Firth of Forth costruito 80 anni prima a Edimburgo, in cui il progettista, i progettisti si danno cura in questa famosissima fotografia di evidenziare il concetto statico. Questo è un diagramma statico, solo invece di essere disegnato ha preso tre muratori, di cui uno cinese più leggero degli altri, per far capire come funzionava. Sì, d'accordo, ma non si traduce immediatamente nel ponte costruito. Il ponte costruito è un grande traliccio, per cui io adesso poi chiedo al professor Rivero e anche al esimio professor Graziano Leoni, che sta qua in prima fila, io non so come calcolare poi, come realmente fluiscano le tensioni all'interno di questo traliccio, non è facile da capire. Questa è mi sembra una semplificazione, anche questa è una semplificazione, ma vedete, l'opera è la diretta materializzazione di un diagramma statico. Questa è l'ultima immagine, il paese in bilico, ma forse dovremmo dire in bilico e basta, non un paese. In bilico perché quello che abbiamo visto oggi è una opera che è in bilico verso il futuro, è in bilico rispetto ai concetti della propria stessa epoca. Sembrava mostrare agli italiani un futuro di grande progresso che purtroppo, da quello che ci dice soprattutto il professor Siviero nelle sue ultime amarissime considerazioni, sembra che questo paese non riesca più, non dico a ottenere, ma neanche a questo punto intravedere. Vi ringrazio dell'attenzione. E avete qualche domanda? Soprattutto i dottorandi, io lo so che i dottorandi hanno qualche domanda, ammesso che ci siano ancora dei dottorandi. No, vabbè, dicevo molto rapidamente, insomma, che c'è anche un gioco di antropomorfismo, perché tutti questi schemi statici, le strutture, no, somigliano quasi figurativamente, a me ricordano molto delle foto di Rodchenko, che aveva scattato in una falegnameria dove c'erano questi operai che portavano queste lunghe travi di legno, e quindi, cioè, io credo che lui cercasse anche un po' questo gioco quasi ludico di mostrare anche attraverso delle rappresentazioni quasi di un gioco, no, dell'elemento ludico invece di costruire delle cose molto spesse e poi molto, diciamo, particolari, e poi che fosse anche un disegno che appunto fosse riconoscibile nel paesaggio, come tutti quanti voi avete
sottolineato. Insomma, credo che sia un momento che si ripete in tanti esempi. È più una constatazione che una domanda. Beh, una battuta si può anche fare da un punto di vista emotivo. I genovesi lo chiamavano il loro Brooklyn. Col Brooklyn non ha assolutamente niente a che vedere, perché il Brooklyn è sospeso e questo è, diciamo, genericamente strallato. Io propendo più per l'estradossato per certi versi, ma per la manutenzione, perché sul Brooklyn New York sta investendo tanti di quei quattrini che metà basta, perché per loro è un simbolo e lo è un po' per tutti, perché insomma chi è che non conosce il Brooklyn? Forse il ponte più famoso al mondo, dopo Ponte Vecchio ovviamente e Rialto, ma anche il ponte di Mostar. Però questa cosa è interessante, perché che fosse considerato un movimento, un'icona, era acclarato, e per far passare la demolizione del ponte hanno dovuto inventarsi che il ponte era marcio e che bisognava demolirlo per motivi strutturali, il che non è assolutamente vero, perché non esiste una relazione che metta a confronto, come tra l'altro è previsto dal codice degli appalti, la demolizione rispetto alla ricostruzione. Questa cosa è un vulnus importantissimo, tant'è, e posso anche dirlo, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, che era inizialmente favorevole al mantenimento del ponte e alla ricostruzione della parte crollata, che era la cosa più logica, magari imponendolo ad autostrade e mettendoci un ingegnere per ogni operaio a seguirlo, anziché espropriarli, e quindi, salvo che forse non si sa, ma gli hanno lasciato da ricostruire, da sistemare le rampe di accesso. Cioè, voglio dire, anche questo è un classico, come dire, cash sex, se mi consentite. Beh, lui ha affermato pubblicamente durante una intervista, quando è andato Salvini e qualcun altro, ricordo che era l'epoca di Conte, Salvini e 5 Stelle insieme, abbiamo buttato nel cesso il codice degli appalti. E allora l'altra considerazione che faccio: se per fare le opere bisogna buttare nel cesso il codice degli appalti, forse nel codice degli appalti c'è qualche cosa che non funziona, perlomeno per noi italiani. Infatti, se si vogliono fare le opere bisogna commissariarle, questo è un aspetto sul quale è interessante. E adesso è passato il termine modello Genova. Non commento altro, perché è talmente inverosimile per chiunque guardi dall'esterno con un minimo di spirito critico, e qui l'abbiamo visto, al di là delle conclusioni, anche le mie, che possono essere risibili, tranquille, modificabili, è un'ipotesi di lavoro, ma questo è tragico. Cioè, noi in Italia, ed è stato detto prima, da anni abbiamo abbandonato la nostra storia. Non siamo più in grado assolutamente di controllare le cose che facciamo. Adesso si sono inventati dalla sera alla mattina 500 ingegneri che vanno a ispezionare i ponti, ma per avere un ingegnere che ispeziona un ponte bisogna farlo lavorare un po' di anni. Non basta il corsetto da 3 giorni, 4 giorni col patentino come facciamo in Italia. Ci vuole competenza, ci vuole, certo, e poi il professor Graziano lo sa perfettamente, ormai anche a livello universitario chi insegna ha pochissima esperienza professionale, perché viene anche impedito, praticamente chi è all'università non può fare professione. I medici da questo punto di vista sono molto più svegli, dico, insomma, mi fermo qua perché potrei andare avanti un'altra settimana. Comunque vi assicuro che Questa cosa del pomeriggio mi ha entusiasmato e anche un po' demoralizzato, ma mi passa. Dopo qualche nanosecondo divento un'altra volta ottimista, come nella mia natura. Volevo ancora ringraziare anche voi, perché siete stati molto attenti. Mi dispiace che non facciate domande, perché invece secondo me le domande sono fondamentali. Noi non mangiamo gli studenti, non siamo cannibali, è una cosa che dicevo anche quando insegnavo i miei di architettura, i quali naturalmente. Porfiri, fai qualche domanda. Dicevo, in Italia siamo abbastanza abituati, diciamo, a confrontarci con degli scenari tutto sommato tragici, o comunque che provocano, diciamo, delle situazioni gravi come terremoti, crolli di ponti, eccetera. Ecco, l'atteggiamento, diciamo, rispetto alla distruzione di un'opera che in effetti è un monumento, per certi versi sembra un po' l'opposto di quello che accade, per esempio, appunto sulle questioni del terremoto, dove, diciamo, la rovina, il valore della rovina
Siamo molto, molto conservativi, molto, diciamo, questa affermazione dell'esistente è forte, ecco, quindi mi chiedo se è anche un difetto culturale per cui esiste una storia di serie A e una storia di serie B per certi versi, ecco, su questo punto è strano perché sembrerebbe quasi opposto, ecco, questa è la domanda. Sì, vabbè, ma mi conoscono. No, ma io veramente una considerazione brevissima, quattro soldi, proprio ricollegandomi al discorso del terremoto. C'è un impoverimento culturale da parte dei politici che ormai seguono solamente quello che pensa l'uomo della strada, che oggi vuole risolvere i problemi veramente nella maniera più becera. L'esempio è che a Camerino sono arrivati a pensare di demolire la chiesa di Santa Maria in Via, ok, per lasciare spazio a una strada e dire rendere più sicura, per rendere più sicura la città. È la stessa cosa, lì fortunatamente si sono fermati. Il ponte a Genova invece ha, come dire, ha stuzzicato troppo la politica perché era troppo grande per poter, come dire, passare inosservato. È l'andamento, l'andazzo, diciamo così, del culturale che ci abbiamo in Italia. Io penso di essere d'accordo. Si è mai visto inaugurare una demolizione? La passerella politica che c'è stata su quel ponte è una cosa che è una vergogna assoluta. Cioè, non è possibile. La demolizione è un segno di decadenza, di impossibilità. Comunque ormai è chiaro, noi non sappiamo, anzi sappiamo benissimo come prevenire, sappiamo benissimo come curare, sappiamo benissimo che ogni volta che succede una tragedia tutti dichiarano quello che sanno perfettamente che non faranno, perché il punto nodale è che in Italia negli ultimi decenni si è preferito inaugurare il nuovo piuttosto che sistemare il vecchio. Faccio un'altra battuta che faccio abbastanza spesso. Avete mai pensato per quale motivo tutte le strade e le autostrade in particolare hanno quei guardrail terribili, con quelle barriere antirumore pure terribili, dove l'architettura proprio è sparita? Allora, si sono spesi miliardi di euro per i guardrail, per le barriere antirumore, e non si sono trovati i soldi nemmeno per fare le ispezioni generalizzate dei ponti in zona sismica. L'adeguamento sismico dei ponti era necessario non adesso, 30 anni fa. Piccola chicca, che io ho una certa età, ho seguito l'evoluzione sismica. La legge del 1974 prevede le zone sismiche. Allora, che l'Italia sia tutta sismica lo si sa da almeno 2000 anni. Sapete che certi comuni non volevano che si dichiarasse la zona sismica del loro paese piccolino perché temevano di perdere il turismo? Questo è il modo di ragionare dei nostri politici, che ultimamente purtroppo è sufficientemente generalizzato. Cioè non c'è la concezione se non quando succede il fatto, salvo dichiarare vai il colpevole. Adesso io voglio fare l'ultima battuta. Quello che è successo nella Marmolada dell'altro giorno, ma insomma, ma lo sanno tutti che quando c'è un tempo come questo il problema dei ghiacciai che si stanno sciogliendo può essere acuito. Non si pensava alla cosa così importante, però, e io ho seguito un pochino, il fratello di uno che è morto ha detto, gliel'abbiamo detto che era pericoloso. Poi naturalmente non è più passato perché fa comodo dire variazioni climatiche, eccetera, eccetera, ma in realtà non dovevano andare semplicemente, non ci dovevano essere lì. È una tragedia perché? Perché c'è una sottovalutazione dei problemi veri, perché la natura non si ferma con le manine. Una frana è una frana, e vediamo tutto. Valutavo oggi, passando per la strada della vostra Salaria, il problema del, come dire, di evitare lo scoscendimento con tutte queste reti, quello è un problema enorme che ha praticamente tutta l'Italia appenninica. E le fanno così, a spizzichi e bocconi. Poi c'è un altro aspetto, che qui nel Polcevera si sapeva che bisognava mettere mano nel ponte. Autostrade voleva demolirlo perché gli costava troppo sistemarlo. Questa è la realtà. Politicamente non si potevano permettere di chiudere il traffico.
chiudere al traffico un ponte, e voi lo sapete perché qui vicino ce ne sono decine, significa un problema sociale enorme, deviazioni, chilometri, tempo che si perde, cioè vuol dire voti che si perdono. Allora è più semplice inaugurare una bella opera nuova, magari 7-8 volte come è successo col Mose, giusto per parlare, come è successo per il ponte di Messina, piuttosto che sistemare anche le cose più modeste, e magari sistemandole, migliorandole dal punto di vista architettonico, che questo è un altro aspetto, perché noi siamo l'Italia e noi siamo italiani, a mio avviso siamo diventati quasi tutti italioti. Lascio a voi il giudizio. Beh, lasciamoli con un po' di entusiasmo, però così veramente li abbiamo... diciamo, lasciamo a loro l'incarico. Però ci sono anche i Maneskin, quindi non andiamo tutto. Bene, ringraziamo tutti.